Benissimo. Ok, allora riprendiamo la sessione estiva di oggi con questa parte pomeridiana e direi di iniziare subito con Nell'ordine dell'ansia è il titolo del progetto, il relatore è il professor Roveda, a cui lascio la parola per una breve introduzione. Prego, Anselmo. Buongiorno. La tesi di Giulia Cannetto indaga un'emozione nota e diffusa, spesso allontanata dal racconto di sé, per timore di dimostrare debolezza, fragilità. L'emozione è l'ansia, quella che disorienta, che talvolta blocca, fino a quando non ci conciliamo con lei e con le ragioni che la fanno sorgere. Fino a quando non la cogliamo come un semplice e forse utile campanello d'allarme. Un tema importante e un'indagine coraggiosa sviluppata in dialogo con una pertinente ricerca nella forma del romanzo grafico, che è l'esito, che è la graphic novel che vedrete. Ma il percorso, il processo è stato lungo, dall'individuazione dell'idea fino alla realizzazione del fumetto attraverso tutti i passaggi produttivi e creativi, compresa una robusta ed esemplare sceneggiatura. E vorrei anche sottolineare la capacità di Giulia di riformulare il progetto in corso d'opera, proprio per meglio centrare il tema che aveva a cuore raccontare. E quindi il percorso è stato un percorso in crescendo nel quale è stata anche capace di riformulare e cambiare l'impostazione non del tema, rimasta fedele al tema, ma l'impianto narrativo. Prego, io lascerei parola a Giulia e poi. Ok, ringrazio prima di tutto il professor Roveda per l'introduzione. Adesso cerco di condividervi lo schermo. Eccoci qui. Dovrebbe essere visibile? Perfetto. Sì, benissimo. Come introdotto dal professore, ho deciso di lavorare per la mia tesi, sull'emozione dell'ansia. La scelta di questo tema è stata, ragionata e allo stesso tempo molto naturale, perché sapevo fin da subito di voler parlare di qualcosa, che già conoscevo per poterlo fare con, la giusta consapevolezza e, visto anche l'argomento scelto, anche la dovuta delicatezza. Allo stesso tempo, però, volevo qualcosa che fosse per me uno stimolo da approfondire da diversi punti di vista e soprattutto nell'ambito dell'illustrazione. E l'ansia ha risposto perfettamente a questi requisiti. Il motivo per cui ho deciso di chiamare la tesi un elogio dell'ansia sta qui in questa frase che potete leggere in questa slide, che racchiude il senso della mia ricerca, ne costituisce il. Siamo abituati infatti a considerare l'ansia come un'emozione negativa, qualcosa che vada assolutamente eliminato e evitato a tutti i costi. E in realtà ho capito che farlo è totalmente inutile. Prima di tutto perché l'ansia è una di quelle cose che più si cerca di eliminarla e paradossalmente più aumentano e crescono. E in secondo luogo ho capito che è un campanello d'allarme preziosissimo dell'inconscio che cerca di avvertirci in tutti i modi che trova, quindi anche in modi meno piacevoli spesso, che qualcosa non va, qualcosa non ci fa stare bene. Ho capito poi, grazie anche a questa tesi, che l'ansia è prima di tutto una condizione umana, ancor prima che clinica. Tutti la conosciamo, tutti l'abbiamo provata nelle nostre vite per ragioni differenti, in modi differenti. Ma è una cosa che tutti sappiamo bene che cos'è. È una cosa talmente comune da poter essere quasi banale. In realtà banale non è per niente, perché riconoscerla, individuarla è molto più difficile rispetto ad altre emozioni. La ragione principale è che l'ansia è un'emozione anticipatoria. Questo significa che si presenta molto prima della causa che effettivamente la sta scatenando, molto prima. E anche la causa stessa, ecco, rimane spesso indeterminata o addirittura sconosciuta.
Questo significa che l'ansia è molto vicina all'incertezza come tipo di emozione ed è anche per questa ragione molto insidiosa. Infatti si sviluppa molto lentamente, contrariamente a quello che magari si è portati a pensare, cioè che ci voglia un trauma per soffrire di una cosa come l'ansia. Ecco, per un'emozione di questo tipo non è una condizione necessaria, anzi è molto più comuni i casi in cui l'ansia si cresce piano piano andando a riempire gli spazi e gli angoli che trova disponibili della vita di chi ne soffre e ancor di più di chi ne soffre e non cerca di comprenderla e di comprenderne le ragioni. Entra qui infatti un pregiudizio che diciamo aleggia su questo genere di cose, sulle emozioni considerate negative, ed è il fatto che soffrire di una cosa così, una cosa come l'ansia, ci rende automaticamente pazzi o comunque sia deboli, fragili in qualche modo. E questo porta a non accettare l'ansia, a sottovalutarla e anzi addirittura a renderla talvolta un motivo di imbarazzo o di vergogna quando si chiede ancor di più di un aiuto specifico, un trattamento vero e proprio. In realtà, come ho detto, poi l'ansia è una condizione umana, prima di tutto, è una cosa comunissima e quindi non c'è proprio motivo di accettarla, è una cosa che esiste da ovunque. E questa ne è la prova. Questi nomi che vedete qui sono alcuni dei nomi che ho trovato con cui l'ansia viene chiamata in giro per il mondo. Trovo che sia veramente bellissimo, molto interessante vedere come la stessa emozione possa essere percepita e descritta in culture diverse dalla nostra. Il mio modo preferito è sicuramente Attacchi di vento, perché esprime perfettamente quella confusione mentale tipica delle esperienze d'ansia, appunto come se ci fosse un ventaccio che riempie la testa e non permette di pensare in maniera lucida. Questo è stato il motore, diciamo, della mia ricerca, del mio progetto. Si costituisce di due componenti principali. Una parte di illustrazione, per la quale ho realizzato un graphic novel, di cui ho scritto anche la sceneggiatura, e dall'altra una ricerca teorica, nella quale ho voluto raccontare l'ansia da diversi punti di vista, quindi l'ansia come una condizione umana, l'ansia come condizione clinica, quindi con uno studio dei disturbi d'ansia e in particolare del disturbo di panico, e infine l'ansia come è stata rappresentata nel corso della storia dall'uomo che ha cercato in questa maniera di esorcizzarla e forse anche di prenderci confidenza, potremmo dire. E quindi in questo caso ho preso in analisi una serie di opere che ho scelto e selezionato dalla storia dell'arte e dalla storia dell'illustrazione. Per quanto riguarda il mio progetto finale, quindi il graphic novel, ho proceduto su indicazione del professor Roveda, seguendo e sviluppando tutti i punti che conducono dall'idea alla stesura della sceneggiatura e infine alla realizzazione del progetto. E devo dire che sono punti, che si sono rivelati essere fondamentali per poter lavorare con molta più chiarezza e arrivare alle fasi cruciali di sceneggiatura e realizzazione delle tavole con molta più sicurezza e molta più coerenza. La storia che ho deciso di raccontare è la storia di Antonia, che è una ragazza di 23 anni come ne esistono tante. Frequenta l'università in una città diversa dalla sua, ha delle amiche e degli amici, ha un fidanzato, un gatto, e tra le cose che non la rendono particolarmente diversa da molti suoi coetanei, convive con l'ansia e soffre di attacchi di panico. A un certo punto della sua vita Antonia decide di iniziare un percorso di psicoterapia ed è questo il momento in cui noi effettivamente la conosciamo, il momento in cui ha inizio la storia che racconterà proprio l'evoluzione della protagonista rispetto alla sua personale esperienza con l'ansia. Il libro si presenta quindi come uno spaccato della vita di Antonia, una sorta di diario che viene scandito dallo scorrere dei mesi, ognuno dei quali riporta un episodio importante per la sua evoluzione, ma anche per l'evoluzione della narrazione stessa. Sono episodi per lo più tratti dalla vita quotidiana di Antonia e possono essere legati in maniera più o meno diretta all'ansia, oppure possono essere in certi casi dei sogni che Antonia fa e che poi interpreta con una psicoterapeuta. Tutti questi episodi costituiscono in ogni caso un passo verso il finale che ho lasciato volutamente aperto per non dare un senso di chiusura definitiva. Alla fine Antonia non è guarita, ma appunto ha capito che non c'è niente da cui guarire, c'è solo qualcosa da accettare come una parte di sé. La scelta del graphic novel come formato è legata anche a questo. Avevo necessità proprio di una narrazione lunga che permettesse all'evoluzione di avvenire. Allo stesso tempo la narrazione in vignette si è rivelata essere molto importante per poter illustrare
alcuni passaggi, come ad esempio questo che vedete in questa slide, nel quale ho voluto raccontare cosa accade anche fisicamente durante un attacco di panico. E in questo caso, come in molti altri, la sequenzialità delle vignette mi ha permesso di giocare con i ritmi e con i tempi a seconda di quella che era l'esigenza del lavoro, del momento. Come ho detto, i sogni sono una parte minore della storia, ma sono una parte altrettanto decisiva e altrettanto importante, perché segnano e scandiscono ulteriormente la storia nella quale si inseriscono perfettamente, pur rimanendo una componente distinta, andando a creare un altro livello di narrazione. E ho deciso appunto di renderli come una componente distinta attraverso una tecnica pittorica differente, attraverso l'uso del colore, che nel resto della storia invece non è presente, mentre invece nei sogni ha un ruolo piuttosto importante. Ho deciso infine di inserire la storia all'interno di una cornice, proprio per accentuare l'idea di una sezione temporale definita, limitata. La cornice che ho deciso di utilizzare gioca interamente sul concetto del ruminare e sulla somiglianza che Antonia sente di avere per questa ragione con le mucche, che sono i ruminanti per eccellenza. Il ruminare è un concetto usato anche in psicoterapia per descrivere quel pensare e ripensare in maniera ossessiva a una realtà che non si riesce a mandare giù. Ed è una cosa alla base dell'esperienza dell'ansia. Ed è una cosa che viene presentata da Antonia stessa all'inizio del libro, nell'incipit che potete vedere qui a destra, viene poi sviluppata durante tutta la narrazione in maniera meno esplicita e poi viene ripresa nel finale sempre da Antonia con uno sguardo più consapevole appunto dopo un'evoluzione. La cornice quindi ha un ruolo fondamentale anche nel rendere questa evoluzione, proprio perché aumenta anche e rende diciamo un po' di più il senso di diario, ed è anche per questo che ho scelto di scriverla in maniera differente. Sebbene infatti la storia sia vista tutta quasi interamente da fuori, da uno sguardo, da un punto di vista esterno, la cornice invece è scritta in prima persona da Antonia, e questo è stata una scelta voluta per rendere la possibilità, l'occasione che Antonia ha avuto e ha colto di lavorare su se stessa, ma anche di guardarsi da fuori a un certo punto e poter poi di nuovo lavorare su se stessa in maniera molto più consapevole e appunto dopo un'evoluzione, anzi forse durante un'evoluzione, sarebbe la cosa più corretta. E adesso mi piacerebbe far scorrere qualche immagine velocemente tratte dal graphic novel e anche dalla parte teorica e dalla ricerca, che è stata altrettanto importante, visto che non essendo in presenza non tutti abbiamo le copie fisiche, ma il materiale comunque dovrebbe essere a disposizione in una cartella, quindi insomma, è giusto per darvi un'idea. arrivo così a concludere, dicendo che in questa tesi ho voluto illustrare e raccontare l'ansia nelle sue diverse forme e in diverse forme anche. Nel farlo ogni cosa è stata rimessa in discussione costantemente. Ma è stato grazie anche a questo rimescolare che sono emersi nuovi concetti, nuove parole, che sono queste che potete leggere qui, in quest'ultima slide. E ho capito che sono loro le vere protagoniste della mia storia e della mia tesi. E l'ansia è diventata un pretesto per poter raccontare loro. E diciamo che sono parole che potrebbero essere applicabili a qualsiasi altra emozione, non solo all'ansia, a qualsiasi emozione negativa o anche positiva, appunto. Credo che questo sia il senso conclusivo del mio discorso e della mia tesi. È sempre importante parlare delle emozioni, e quindi anche dell'ansia, ma è ancora più importante parlare di come gestirle, affrontarle, relazionarsi ad esse, senza cercare di eliminarle, giudicarle o aggiustarle, ma mettendole proprio in una prospettiva di accoglienza, accettazione, comprensione e anche un po' di gratitudine, se vogliamo. Grazie. Adesso devo tornare indietro, non so come si fa, credo. Oddio, ecco. Allora, grazie. Grazie mille a voi. Se ci sono domande da parte della commissione. Giulia, spieghi bene come hai trovato questa tecnica, come un bellissimo lavoro mi dà la percezione della materia, cioè come hai ottenuto appunto,
questo effetto, diciamo, proprio di segno, come che tipo di ricerca c'è stata. Veramente è piacevole per me, che ho la copia fisica in mano, guardare questo lavoro, i passaggi tonali, il segno di per sé, veramente un bellissimo lavoro. Grazie mille. Allora, come ho detto, diciamo ci sono due livelli di narrazione differenti, quindi la quotidianità di Antonia, la protagonista, che è la parte prevalente, è realizzata con una base di acrilico molto diluito, grigio, cioè, o meglio nero diluito, che mi è servito per dare un po' alcune zone, appunto rendere i livelli, anche le ombre. E poi sopra ho lavorato con una matita che è molto simile al carboncino, ma non è proprio un carboncino, si chiama pietra nera ed è un po' più grasso, quindi anche si sfuma molto bene, molto interessante perché è corposo e polveroso allo stesso tempo. Mentre invece i sogni sono a colori, perché l'utilizzo del colore era determinante in certi casi. Anche in questo caso c'è una base di acrilico, però anche in questo caso molto diluito. E poi sopra sono andata a rendere, cioè ho reso i dettagli con matite colorate e, quando è stato necessario, un pastello a olio, perché il pastello a olio, essendo molto corposo, mi ha permesso di rendere magari la pesantezza in certi casi, invece che la leggerezza, ecco, perché i sogni costituiscono un'evoluzione e anche questo è stato importante, è stato scelto sulla base di questo. Spero di aver risposto alla domanda. Sì, sì, grazie. Grazie a lei. Colleghi? Non so se ci sono altre osservazioni, anche io volevo fare i complimenti per il lavoro e questa corrispondenza. Grazie. È anche molto interessante tra la tecnica e quello che vuole esprimere nei diversi passaggi. Mi sembra molto molto interessante. E grazie mille. Se non ci sono altre domande, ringrazierei Giulia e proseguirei con il secondo candidato, Alessandro Gaspari. Grazie. Grazie a voi. Alessandro, un progetto dal titolo Oltre il confine, dialogare con l'animazione. La relatrice è la professoressa Cerri, a cui lascio la parola per una breve introduzione. Prego, Mara. E non ti sentiamo. Provo. Adesso? Sì, vieni. Ok, ciao a tutti, ciao Alessandro. Salve. Allora, le intenzioni di Alessandro che ho accolto in questa tesi erano quelle di provare a immaginare delle possibilità nuove attraverso la tecnica del cinema d'animazione. In particolar modo cercare di immaginare una commissione di tecniche e stili che passa dal disegno alla stop motion e l'utilizzo della cartotecnica. Quindi ha fatto una ricerca sulle possibilità della cartotecnica, passando anche attraverso alcuni autori che la utilizzano nel loro lavoro. E soprattutto lo spunto di Alessandro è intellettuale, gli interessa molto il modo in cui si può affrontare una narrazione e come una storia possa essere raccontata in modalità totalmente diverse, aprendo quindi degli squarci nuovi allo spettatore. E quindi l'originalità dell'opera, che permette, diciamo, di creare un passaggio privilegiato e aprire degli spazi nuovi, inesplorati, in cui per Alessandro appunto la modalità e la tecnica sono strettamente legate a quello che si va a narrare, ma quasi lo superano in interesse di intenzione. Alessandro ha realizzato uno scritto, naturalmente, dove indica le sue intenzioni, e c'è un elaborato in animazione che probabilmente non vuole nemmeno essere capace di reggere quello che intuitivamente ricerca con la sua tesi, che però ci mostrerà. Però lascerei molto spazio ad Alessandro nel descriverci
nel fare un po' l'analisi del percorso che ha intrapreso e che secondo lui è una direzione, una direzione importante per progetti futuri, e che quindi non, appunto, darei spazio a questa apertura. Grazie Alessandro. Grazie a lei. Niente, per riprendere un po' il discorso avanzato dalla professoressa, praticamente diciamo che ho spostato l'attenzione per quanto riguarda il raccontare una storia sul come viene raccontata, perché molto spesso il come viene raccontata una storia fornisce dei dettagli e dell'arricchimento per la storia stessa. Adesso passerei a condividere lo schermo. Allora, riuscite a vedere? Sì. Per condividere lo schermo, sono così. Scusate. E niente, praticamente sono partito appunto con l'analizzare il diciamo una serie di tecniche utili alla narrazione, a un certo modo di narrare. E la parte, diciamo, peculiare di questo progetto è appunto il spostare l'attenzione sempre sulla modalità della narrazione, ma in un'ottica di sperimentazione, nel senso di utilizzare canali trasversali o modalità trasversali che magari non vengono contemplate o comunque non sono sempre ottimali o alla portata di tutti, per appunto la possibilità di andare oltre i propri limiti, limiti professionali, limiti tecnici, limiti anche emotivi, per riuscire a realizzare un qualcosa che permetta una comprensione maggiore e anche intavolare una serie di dibattiti, di confronti costruttivi su varie tematiche. E questo ritengo che sia molto importante per quanto mi riguarda, perché è qualcosa che sento di dover fare e quindi ho deciso di impostare questo progetto in una maniera totalmente sperimentale, quindi andando anche un po' contro quello che normalmente ci si aspetta da un progetto in animazione di questo tipo, proprio per andare a indagare quanto sia possibile andare oltre certe cose. Appunto, come dicevo, l'importanza di spostare l'attenzione dalla storia al come viene narrata per dare arricchimento alla storia stessa. La storia può essere banale, può essere partire da un punto di vista, diciamo, non consueto, oppure da un particolare, da un dettaglio banalissimo che può passare inosservato ai più, e da lì dare lo spunto necessario per poter intavolare appunto il discorso di questo tipo. Alcuni esempi mi viene da citare, ad esempio, per quanto riguarda la potenza della narrazione, il film di animazione Kubo e la spada magica, che è del 2016, in cui, adesso non starò a raccontare, però per fare una breve sintesi, praticamente viene lasciato spazio all'interno della storia del potere della narrazione stessa. E quindi c'è il protagonista che rivive costantemente la stessa storia e ogni volta che la racconta la impreziosisce di dettagli e di particolarità, in modo tale che la storia diventi reale attraverso appunto la narrazione e i personaggi, che in questo caso
si animano per dare appunto, per coadiuvare la narrazione. Un altro esempio per quanto riguarda la possibilità di valorizzare, di dare linfa nuova ad altre storie, o storie superate, banali, mi può saltare alla mente, ad esempio, lo splendido lavoro che ha fatto Troisi insieme a Enzo De Caro e Lello Arena con il Teatro della Smorfia, in particolar modo con i temi biblici trattati, che sono per secoli stati abusati e trattati in tutte le salse nella storia dell'arte, e in questa sede vengono rivisitati in una chiave comica che unisce l'attualità al potere della narrazione, e quindi c'è anche lo spunto riflessivo per quanto riguarda appunto il constatare quanto certe situazioni siano estremamente attuali. E questo lo trovo molto interessante, appunto utilizzando la metodologia della chiave ironica, della chiave comica del racconto. E inoltre, questa particolarità del dare importanza alla narrazione permette anche di poter riuscire ad effettuare un'indagine un po' più approfondita del proprio mondo interiore, delle proprie passioni, di cose che si possono utilizzare nel proprio lavoro, nella propria vita. Questi sono alcuni esempi. Questo è un frame del film di Kubo e la spada magica, e questo è il personaggio che prende vita e racconta, aiuta a raccontare la storia che appunto questo personaggio, il protagonista, racconta. E questo è un frame dello spettacolo tratto appunto dal Teatro della Smorfia, che è l'Annunciazione di Maria. Andando avanti, diciamo che per affrontare questo tipo di percorso ho cercato di prendere quello che sentivo essere di utilizzare al meglio le mie passioni, i miei interessi, facendo un passaggio graduale, nel senso che cercando di andare a indagare le possibilità tecniche e artistiche che ciascun metodo, ciascuna modalità può offrire in aggiunta a quella precedente. Ad esempio, essendo questo appunto un corso di illustrazione, il punto di partenza è stata l'illustrazione. Questa può essere enormemente valorizzata dall'utilizzo della cartotecnica, ad esempio, perché il confine fisico della pagina può essere infranto e quindi si può spaziare, andare oltre. Il binomio spazio-tempo inizia a vacillare in questo caso, perché ci si perde tra le pagine di un libro, ad esempio di un libro pop-up, perché si viene attirati e incuriositi dai vari meccanismi che ci sono presenti sulla pagina e che permettono appunto di evadere dallo spazio fisico. In aggiunta a questo, si può pensare anche a un altro grado di libertà, che è appunto l'utilizzo di un linguaggio animato, che più della cartotecnica consente il pieno movimento, il libero movimento degli oggetti, e quindi animare letteralmente degli oggetti inanimati, cosa che la cartotecnica può fare fino a un certo punto tramite alcuni passaggi abbastanza complessi, tipo girelle, voltelle, leve che si tirano, fustelle che si aprono e via dicendo. E tutto questo poi per arrivare a un tipo di discorso incentrato anche su un aspetto antinarrativo, che non si basa sulla linearità di una narrazione classica, ma diciamo che si perde la temporalità dell'atto, e quindi diciamo che vengono date maggiore potenzialità, maggiore spazio ai tempi morti o alle digressioni, o comunque a uno svolgimento non lineare della storia, e quindi consente di andare a
a sviluppare percorsi interessanti alternativi. Appunto, partendo dalla cartotecnica, la prima cosa da pensare inerente al lavoro che è stato affrontato era permettersi di usare un materiale che fosse il più versatile, il più elastico possibile. In questo caso, appunto, la carta permette una versatilità di un certo tipo, grazie anche al suo utilizzo trasversale in altri campi, come il design, l'architettura, la moda e altri settori. Anche la composizione musicale, volendo, può trovare un gradito aiuto alla cartotecnica di un certo tipo. Per quanto riguarda la cartotecnica applicata, si può fare il discorso del paper engineering, che è proprio la massima espressione dell'utilizzo delle potenzialità offerte dalla carta. Quindi ci sono la realizzazione di libri pop-up più o meno complessi, la realizzazione di intere scenografie teatrali, la possibilità di fare video art, come ad esempio Virgilio Villoresi, che utilizza la cartotecnica e l'animazione per affrontare un discorso di tipo artistico abbastanza elevato. Si può considerare la carta, quindi il materiale carta o anche il semplice foglio di carta, come un'estensione fisica della mente, perché la carta viene utilizzata la maggior parte delle volte come supporto di scrittura, di disegno, di illustrazione, e quindi consente alla mente di liberarsi di magari di un sovraccarico di pensieri o semplicemente di aiutare alla progettazione di un qualcosa che è inerente al proprio lavoro. Questi sono alcuni esempi di cartotecnica applicata. Queste sono una carta e tessuto di una collezione di una stilista. E questo invece è un utilizzo alternativo della tecnica della piega, quindi dell'origami, in ambito architettonico. Questa, ad esempio, è una cattedrale, una cappella smontabile, che tutte le volte viene montata e smontata a seconda delle esigenze, che si trova in Svizzera, credo. E quindi questo fa capire quanto sia trasversale l'utilizzo della cartotecnica, e quindi questo secondo me è un buon punto di partenza per affrontare un certo tipo di discorso. Questi sono alcuni esempi di libri pop-up. Questa è un'apertura del libro di Carter, Oggetti invisibili, in cui appunto c'è la possibilità di esplorare, di giocare all'interno della superficie del libro. In questo caso la spazialità viene rotta perché la bidimensionalità della pagina viene totalmente soverchiata dal fatto che la struttura si sviluppa nella terza dimensione, che è l'altezza. Questo è un altro esempio di unione tra cartotecnica e performance teatrale. In questo caso questa artista, che è Camille Trouvet, lei realizza degli incontri, degli spettacoli teatrali in cui ambienta le sue storie all'interno dei suoi libri pop-up, e quindi c'è anche la componente attoriale che va a unirsi alle diverse tecniche e diversi linguaggi in atto. Per quanto riguarda invece l'animazione sperimentale, diciamo che questa appunto arriva in aiuto alla cartotecnica laddove le potenzialità di questa vengono un po' meno, ossia la completa libertà di movimento. Sostanzialmente l'animazione è nata dall'esigenza proprio di riuscire a realizzare il movimento più fluido e naturale possibile, partendo dal taumatropio fino ai flipbook e via di seguito. Diciamo che ci sono alcuni punti da considerare, che sono la possibilità di interconnettere diverse tecniche diverse tra di loro, come ad esempio appunto la regia
dell'animazione, che sta dietro l'animazione, e la cartotecnica, come nel caso appunto di Viloresi. Oppure si può utilizzare con molto più margine anche le potenzialità del linguaggio dell'atto narrativo, e quindi si può osare utilizzando un certo tipo di linguaggio provocatorio o derisorio o di altra natura. Un esempio può essere Sound of Music di Phil Malloy, in cui lui critica pesantemente la struttura della società. Un'altra possibilità è appunto quella di passare dal filone narrativo a quello antinarrativo, in completa libertà, grazie appunto alla versatilità di questo linguaggio. Un esempio possono essere Alice, di, Alice e Darkness, Light and Darkness di Ian Svanmeyer, in cui in uno, in Alice, c'è la ripresa della storia canonica di Alice nel Paese delle Meraviglie, e dall'altra parte invece c'è una storia totalmente antinarrativa, in cui la visione del tempo viene sospesa, viene interrotta, e in questa piccola stanzetta viene dato luogo a tutto l'accadimento che riguarda appunto la connessione tra luce e oscurità. Inoltre permette la perfetta simbiosi tra suono e forma, che possono essere due, diciamo, due scuole di pensiero di alcuni animatori sperimentali, in cui ci si focalizza più o sull'una o sull'altra, ma direi che l'animazione consenta comunque di avere questa perfetta unione. E un esempio può essere Full Moon di Paul Gabitsky e In Absentia dei fratelli Kai, che sono due lavori abbastanza interessanti, secondo me. Questi sono alcuni frame di esempio. Questo è un frame tratto dall'animazione, dal video animato di Virgilio Villoresi, Sogni e disegni, in cui lui interagisce con degli elementi cartotecnici per dare vita appunto all'animazione e presentare in questo caso opere di storia dell'arte. Questo è un frame invece di The Sound of Music di Phil Malloy, in cui appunto c'è la satira, la critica pesante del sistema capitalistico della società. Credo in americana o inglese. Questo invece è un frame in particolare di Alice di Ian Svanmeyer, e questo invece di Darkness, Light and Darkness, in cui appunto si vede la protagonista, che viene ripresa appunto la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi ha un andamento più lineare, più narrativo. E in questo caso invece c'è una storia di tutt'altro livello. Alessandro, scusami, ti chiederei sì? di accelerare un po', perché Sì. Vabbè, questi sono altri due esempi. Parlando in relazione appunto al progetto, il progetto animato si è basato su un particolare passaggio che ho letto in un libro, che è una biografia di un caso clinico americano di un paziente affetto da disturbo dissociativo dell'identità. Nel senso che coesistevano nella sua mente 24 personalità differenti. E lui descrive praticamente questa coesistenza come una costante presenza all'interno di una stanza con un fascio di luce al centro, e praticamente chiunque entra in questo fascio di luce subentra nella coscienza e quindi prende sopravvento della persona. E questo mi è sembrato un aspetto molto interessante,
da poter sviluppare tramite appunto questo discorso sulle modalità di narrazione, ossia il poter indagare le possibilità che offre una mente spezzata. In questo caso la narrazione non è di sicuro lineare ed è molto, molto frammentata. Il tipo di progetto è un progetto molto particolare perché diciamo che non si conclude qui in questa sede, ma è diciamo il trampolino di lancio per un discorso di un altro tipo, che spero sia un discorso di tipo professionale, in cui si va a indagare tramite appunto le modalità di narrazione quello che può essere l'indagine intima, l'indagine psichica di una mente umana. E questo lo trovo molto interessante. Per quanto riguarda il progetto nello specifico, praticamente la storia è il confronto onirico, ovviamente, tra il proprio io interiore e la parte più inesplorata dell'inconscio e il rapporto che questo ha con l'ambiente circostante. In questo caso si può affrontare il lavoro appunto tramite step, individuando quello appunto che la storia portante da cui puoi sviluppare tutto il lavoro, individuare le parti salienti da inserire poi in uno storyboard abbastanza dettagliato per descrivere tutte le fasi successive del lavoro e avere una progettazione un po' elastica per quanto riguarda la presenza o meno di problematiche dell'ultimo minuto o comunque problemi di vario genere. Questo è lo storyboard, è una pagina dello storyboard, ce ne sono altre, e ho evidenziato con una piccola leggenda, che è qua di fianco, magari diminuisco, la parte in cartotecnica e la parte disegnata. Praticamente sono vari passaggi in cui cartotecnica e disegno si mischiano tra di loro. In questo caso la prima parte, la parte dell'io interiore, è completamente disegnata, a parte l'introduzione iniziale. E in questa seconda parte, quando avviene il passaggio nell'altra dimensione, nella dimensione inconscia, c'è il connubio tra le due, ossia che ci sono vari passaggi realizzati in cartotecnica e poi ripresi a disegno, e quindi c'è una sovrapposizione costante di cartotecnica e disegno, in modo tale che non si avverta troppo il distacco tra uno e l'altro, ma che sia tutto miscelato. Questa è l'ultima pagina, la parte conclusiva del video, in cui c'è appunto questa alternanza e questa unione di cartotecnica e disegni. Le ultime fasi di lavoro praticamente consistono nel, una volta ultimati i disegni o comunque tutti i frame utili al raggiungimento dell'animazione, vengono poi passati in post-produzione, quindi con il relativo fotomontaggio e color correction e altre procedure, alla realizzazione del montato con audio e video e poi al confronto con ovviamente il pubblico destinatari. In questo caso qua ho fatto vedere degli esempi di step delle varie fasi di lavoro, c'è la parte dello storyboard qua in alto, a seguito c'è la realizzazione del frame disegnato e alla fine c'è la parte di post-produzione dove viene fuori il frame, quello originale che poi si vede nel video. Stessa cosa di qua, dove c'è una scena descritta nello storyboard, la foto, perché viene utilizzato anche il linguaggio della stop motion in questo caso, e quindi c'è la sovrapposizione di una foto con poi il disegno, quello che diventerà il disegno finale, che questo è il frame in dettaglio. E adesso io farei vedere il video che ho realizzato. Purtroppo è una
un frammento dell'intero progetto, perché il progetto è talmente esteso e vasto che non sono riuscito a prepararlo tutto, ma comunque questo è abbastanza... dà un'ottica abbastanza generale e completa del tipo di lavoro affrontato. Adesso faccio vedere. E noi non vediamo, non so se deve partire. Ah, non vedete? Ho messo la condivisione dello schermo. Abbiamo solo uno schermo nero. Ah, allora lo apro da un'altra parte. Vedete? No. Forse ti conviene lanciarlo direttamente da un lettore video, VLC, qualcosa di simile. Se lo fuori dal video, sicuramente, è meno un problema. Allora, vediamo. Infatti mi dice che la condivisione dello schermo è in pausa. Quindi sembra strano. La condivisione si vede? E noi vediamo ancora dal però sì. Qua mi dice che sta condividendo lo schermo, quindi sì, però se magari hai il file fuori dal PDF è più semplice. Sì, ma lo sto facendo fuori dal PDF. Vediamo ancora la presentazione. Allora, vediamo se da qua posso, se da VLC me lo fa aprire. State, no. Forse ti conviene interrompere la condivisione e poi riattivarla. Ok, allora vediamo. Ecco, lo vediamo. Ok, vado? Vai. Si sente, io sento malissimo il suono, purtroppo. Ma si sente alto o basso? E sento un suono un po' confuso, non sento il sonoro originale. Ok, il video è concluso. Siete riusciti a vederlo con l'audio? Grazie, l'audio purtroppo funzionava benissimo, però abbiamo...
Ok, mi dispiace. Aspetta, non mi si apre più la pagina. E intanto magari non so se ci sono delle domande da parte della commissione, e così possiamo iniziare a discutere un attimo anche mentre riapri il file. Io non vedo più la finestra, non mi si apre più la finestra. Dovevi mostrarci qualcos'altro? No, è che non mi si apre più la finestra di Zoom. Vabbè. Ah. No, niente. Ok. Alessandro, adesso. Hai parlato molto nella tua presentazione di questo rapporto, diciamo, tra l'animazione e la cartotecnica, e di cui vediamo delle soluzioni nel video che ci hai mostrato. Mm-hmm. Mi piacerebbe sapere se hai sperimentato un po' diverse modalità o, diciamo, la direzione che hai preso fin dall'inizio è quella di cui vediamo poi il risultato. No, ho sperimentato diverse soluzioni proprio per riuscire a trovare la forma giusta per poter affrontare al meglio il tipo di lavoro. E purtroppo, vista la complessità del tipo di progetto, non sono riuscito a mostrare altro, però c'è comunque tutto uno sviluppo per quanto riguarda l'ambientazione all'interno dell'inconscio, che andrà poi sviluppato e quindi portato avanti l'intero discorso. Questo però era solo un frammento che serviva per dare comunque l'idea del tipo di passaggio affrontato, dei vari tipi di passaggi affrontati durante la realizzazione del progetto. Spero di aver risposto alla domanda. Grazie, no, perché hai fatto un'analisi, no, dettagliata, partendo da diversi esempi che hai considerato, e quindi volevo capire come avevi deciso proprio questa soluzione. Non so se ci sono altre domande. Sì, anch'io ero incuriosita proprio da questo, visto che si parla di metodo e di modalità di narrazione, appunto se ci fosse stato uno scalino, un gradino tra il pensiero di Alessandro e quello che poi ha sperimentato manualmente, no? La distanza magari tra la progettazione e poi il momento in cui si mette di mezzo la fisicità delle cose che facciamo. Mm-hmm. E così, anche semplicemente per chiederti se hai provato anche banalmente delle piccole frustrazioni, perché hai preso delle direzioni piuttosto che altre, perché magari l'interessante di questo lavoro è forse anche scoprire che... I propri limiti, sì. Il discorso è anche questo. Sì, devo dire che ci sono stati diversi scogli contro cui mi sono andato proprio a scontrare, sia per alcune difficoltà tecniche legate proprio alla realizzazione di alcuni passaggi, sia anche per magari mia poca preparazione su determinati argomenti o su determinate tecniche, perché comunque la cartotecnica non è facile da gestire, soprattutto all'inizio. Man mano che si utilizza, man mano che si sperimenta, questa cosa viene man mano sempre più appianata. Però devo dire che anche, diciamo che uno degli aspetti più interessanti di questo lavoro è stato anche il confrontarsi proprio con i propri limiti, andarsi a sbattere. Però sempre con la volontà comunque di intavolare un certo tipo di discorso e di portare avanti un certo tipo di discorso. E io, conti fatti, mi sento abbastanza soddisfatto. Poi sicuramente questo è una considerazione personale, quindi va bene, grazie. Prego. Grazie Alessandro, se non ci sono altre domande allora proseguirei con Andrea Mantani, non puoi sbagliare il titolo del progetto,
Il relatore è il professor Rovida. Prego, Sergio. Sì, il progetto di Andrea ha delle consonanze, diciamo, con i temi che abbiamo già visto in questa sessione pomeridiana. L'idea dell'ansia, della preoccupazione di riuscire da un lato e dall'altra l'idea proprio del limite. Il progetto di Andrea Mantani è un albo illustrato e una ricca ricerca che ne procede attraverso la realizzazione. Una ricerca accolta solo in parte, solo una sua porzione, nei materiali allegati. Il progetto è capace di porre al centro della riflessione due questioni chiave di ogni crescita e di ogni percorso evolutivo. Sia quello universale dell'infanzia o quello più specifico adulto del divenire illustratori, creatori di storie. Ovvero, queste le due questioni chiave che muovono il progetto di Andrea, sono il confronto con l'errore, il timore che di questo si ha, da una parte, e dall'altra invece la ricerca di una pretesa perfezione o in via subordinata e più pratica di un limite rassicurante. Di fatto, tutto questo muovendo dalla domanda che vedremo nella sua esposizione, da una domanda che è sulla possibilità stessa di essere autori. Si può essere autori? Come si fa a essere autori? Sia nella ricerca, sia nelle soluzioni adottate, Andrea dimostra una appassionata cultura visiva e letteraria, capace di fondersi in un immaginario che attinge dal colto e dal pop. Lo vedrete nel suo lavoro. Un immaginario a cui qui nel progetto viene riconosciuto un tributo attraverso le citazioni, ma che diventa altresì fecondo e impiegato nelle forme utilizzate. Lo riscontrerete ad esempio nel ricorso della forma fissa del limerick, che è un elemento di limite, ma anche uno spazio gioco di azione possibile. E per l'appunto nelle citazioni, che però non sono mai fine a se stesse, dell'opera visiva e letteraria di Gorey. Un progetto che si declina appunto in un albo illustrato, ma che dentro insomma, svela tante altre porte possibili curiosi di indagine. Ascolterei Andrea ora. Allora, condivido lo schermo. Un secondo, scusate. Scusatemi perché ho dei problemi di preferenze e arrivo immediatamente. Ok, aspettate un attimo allora. Keynote. Mi sentite? Sì, Andrea, sì, sì, scusate un secondo, questa cosa non era con Zoom, non era stata preparata. Allora. Proviamo col file, scusate. Devo rientrare, scusatemi, c'è i permessi del computer che mi dà, purtroppo devo rientrare su Zoom, se non è un problema. Arrivo subito.
Eccoci, di nuovo. Interessante maledizione della mia tesi, scusatemi. Ok, ci siamo. Mi vedete? Sì. Okay. Allora, non ti puoi sbagliare. Non ti puoi sbagliare, il titolo del mio albo illustrato, ed è un albo illustrato che vuole raccontare l'importanza di conoscere se stessi e di come gli imprevisti, appunto, e gli errori possano essere una strada per raggiungere questa consapevolezza di sé. E, l'albo sfrutta il meccanismo del sogno e del nonsense per destabilizzare, diciamo, il lettore, spaesarlo in modo che rimanga concentrato, riesca ad empatizzare solo con le reazioni della protagonista, è l'unica cosa che riconosce. L'obiettivo della mia tesi sin dall'inizio è stato quello di creare, sviluppare un mio storytelling, un mio modo di raccontare, e in particolar modo per l'albo illustrato per ragazzi, che è stata una delle cose a cui mi sono sempre sentito più vicino da quando mi sono iscritto a questa scuola, ma durante gli anni ho sempre avuto un po' paura nel cimentarmici e non l'ho mai fatto. E ad un certo punto ho deciso che la tesi sarebbe stata, diciamo, il progetto adatto, o anche perché è l'ultimo. Non tutti sono degli autori, una frase che ho sentito nei primi periodi in cui ero in ISI e mi è rimasta in testa e come una sfida in realtà, e rimaneva lì appunto alleggiare la mia testa, perché dicevo, boh, magari ci serve qualcosa per diventare un autore, magari io posso non esserlo, lo devo scoprire, quindi ho fatto questa tesi. Il tema è stata la parte più impegnativa e, diciamo, frustrante in un certo senso di tutto il progetto, perché io cercavo continuamente di pensare a un evento, un avvenimento della mia infanzia e di come questo avesse poi descritto la persona che sono oggi. Però i ricordi dell'infanzia sono lontani, alcune volte sono sfalsati, sono difficili, molto ingarbugliati, appunto, come qui nella mia illustrazione. E avevo buttato giù diverse bozze di storie, alcune portate anche avanti quasi in fase definitiva, ognuna con un tema diverso, ma tutte, più ci lavoravo, più mi portavano a voler parlare di una cosa, che era un dialogo che avevo con me in quel periodo, ovvero la paura di sbagliarmi. Ed era poi questo alla fine il tema che ho scelto, perché ho capito che per me funzionava più trovare un tema che fosse proprio per me nel mio presente e creare un collegamento con la mia infanzia, chiedendomi che cosa mi ha aiutato a crearmi un pensiero al riguardo, che cosa mi avrebbe aiutato magari nel crescere per aver meno paura di sbagliare. Le riflessioni che ho fatto sono state semplicemente quelle di pensare a tutte le situazioni in cui mi sono scontrato con un bivio durante la mia vita, dove dovevo prendere una decisione che comportava un sacrificio, quindi nel senso prendere una strada o un'altra. Quello a cui mi affidavo per darmi forza in queste decisioni qui era la parziale conoscenza di me stesso, appunto, delle mie abilità, dei miei limiti, di quello che pensavo di saper fare. Ed è stato questo, appunto, che in quelle circostanze mi ha sempre dato la forza per non chiedermi, ma se fosse andata così, o comunque non farmi troppe domande su che cosa sarebbe successo. Per integrare questo discorso in un albo che volevo mantenere leggero, e divertente, facile anche da seguire, in modo da essere apprezzato, perché queste tematiche, visto che sono tematiche del me del presente, le ritenevo un po' premature e non volevo avere un albo per ragazzi appesantito dei problemi che ancora non li riguardano, che comunque dovranno riscontrare in futuro, quando dovranno in un certo senso stabilire la loro indipendenza. Quindi volevo che queste mie domande ci fossero, e ci fossero però in un equilibrio con una storia molto più, appunto, facile da seguire. Quindi quello che ho tentato di fare per creare profondità è stato quello di cospargere il libro di riferimenti culturali, pop, letterari o comunque situazioni che rimandassero a queste domande che io mi facevo riguardo al tema, inserendo anche delle esche visive in un certo senso, in modo da attirare il lettore e
far chiedere al lettore, a se stesso, di spingere, scusate, al lettore a darsi una risposta alle domande che vengono naturalmente leggendo il libro. Alcuni di questi riferimenti sono sbattuti in faccia al lettore, sono per tutto il libro, altri magari sono sotto narrazione di cui ci si accorge durante il libro, si torna indietro per vedere da dove sono partiti, altri ancora sono delle... hanno un livello di profondità talmente basso che probabilmente non verranno mai colte. Dopo vi farò vedere degli esempi. Quando però si tratta di usare dei riferimenti, delle citazioni, è molto semplice scadere un po' nella banalità o ridondanza. E quindi quando ho utilizzato la citazione, nel senso più stretto, l'ho voluta fare giocandoci e quindi attribuendo magari degli ulteriori elementi a quella citazione, utilizzandola come punto di partenza per creare una mini sottonarrazione magari. E appunto, visto che sfrutto il meccanismo del sogno nella parte centrale del libro, avevo qualsiasi possibilità e quindi l'ho cercata di sfruttare il più possibile. Adesso farò vedere appunto alcune tavole dell'albo e vi farò notare alcuni i riferimenti che ho inserito, dai più palesi a quelli più nascosti, che probabilmente non coglierà mai nessuno. Questa è la prima apertura del libro, dove compare sia il testo che l'immagine. Una breve introduzione del testo. Il testo è un limerick, ed è un componimento poetico, una filastrocca, perché le sue origini sono da dei canti, delle filastrocche tradizionali inglesi, ed sono composti, sono dei componimenti molto serrati, sia a livello di metrica che a livello di temi che trattano. Ad esempio ci sono 3 endecasillabi nel primo, secondo e quinto verso, divise da 2 novenari, tutte in rima tra di loro, in rima baciata, schietta. Edward Lear è stato l'autore, il pittore, il poeta che le ha rese famose, le ha trasportate dalla tradizione al popolare, mettiamolo in questo senso, e con il suo libro dei Nonsense, dove oltretutto illustrava, faceva queste piccole illustrazioni. Le tematiche sono del non senso, dell'assurdo e del gioco di parole, e anche Gianni Rodari nella grammatica della fantasia è appassionato al limerick, e nella grammatica della fantasia ha scritto le istruzioni per poterli scrivere, creando anche vari laboratori per bambini per fare, appunto, costruire i propri limerick. Nella prima parte del libro viene presentata il personaggio di Greta, sempre sulla struttura rigidissima del limerick. Ho voluto creare qui nella presentazione del personaggio un forte contrasto tra quello che viene detto e quello che si vede. Greta, la nostra protagonista, il muso qua, viene descritta come una ragazza che non può sbagliare, non sbaglia mai, che è perfetta come sua mamma, che qui scopriamo appunto che è il suo esempio nell'essere adulto di perfezione, e lei è una brava scolaretta, ma quando giunge un imprevisto tutto esce fuori dal suo controllo e lei si sente subito un'inetta, per citare il testo. Greta però è bravissima a cucinare le torte perché è appassionata tantissimo di cucina, ma sua madre le fa la spesa e le scrive istruzione per istruzione le ricette, che lei altrimenti non riesce a fare, pur avendo questa perizia in realtà eccessiva. E in tutto il lavoro c'è un rimando a Gore, perché è molto vicino al mio immaginario ed sono i libri che mi hanno formato come illustratore, nel senso che mi hanno avvicinato proprio all'illustrazione, mi hanno spiegato che cosa fosse. Edward Gore è famosissimo per il suo abecedario di Gashly Crumb Tinies, i piccoli di Gashly Crumb. Ed è un abecedario che per ogni lettera fa vedere la morte tragica di un bambino. Io come ho interpretato questo libro, a cui sono molto legato, è stato che sono rappresentate tutte le paure da parte dei genitori rispetto ai figli, nel senso, Amy, stai buona perché altrimenti cadi dalle scale e ti fai male, oppure Ernesto, stai buono perché se mangi troppo veloce ti soffri. E questo rapporto di iperprotezione che nella lettura insieme al ragazzo viene vista da due punti di vista diversi, e magari dalla parte dell'adulto si riesce a riconoscere l'eccessiva paura rispetto a certi eventi che poi possono essere trasmessi. Nel rapporto che ha Greta con la madre e con la paura così grande che ha di sbagliare, si capisce che
lei ha paura di sbagliare perché qualcuno gli ha detto che sbagliare è sbagliato e di conseguenza è terrorizzata da questa cosa, o magari ha semplicemente frainteso certe cose che le sono capitate. Per far capire quanto Gori è dentro questo libro e dentro e vicino a me, se guardate la posa della ragazzina Amy in alto e la tavola successiva è la stessa posa speculare, l'ho presa direttamente da quella cosa lì, e Greta sostanzialmente cucina una torta con la spesa che ha fatto sua madre, però sua madre commette un errore e compra della frutta andata male, lei non se ne accorge perché è troppo impegnata a non sbagliare e seguire le istruzioni, la mangia, si sente male, si addormenta. A quel punto un mostro arriva e la scaraventa rompendo il riquadro della sua realtà nella totalità del libro e cade in questa dimensione di sogno onirica. E questa tavola l'ho messa perché volevo spiegarvi uno degli esempi di quei riferimenti talmente profondi in senso nascosti che è difficile cogliere. Dentro la parte centrale che riguarda il sogno ho voluto inserire degli eventi che riguardassero anche l'interpretazione dei sogni in maniera molto triviale, però ad esempio in questo caso qui perdere i calzini dentro un sogno è sintomo di chi sta sognando si sente di fronte a una prova che deve superare ma non si sente pronta, ed è quello che accade a Greta in questo modo, perché lei entra in questo mondo contro la sua volontà e si troverà davanti a cose che non sa affrontare. E il fatto che si impiglino in degli spini voleva dare la sensazione delle insidie, di come appunto questa situazione possa risultare opprimente per la bambina. Punto. Notiamo qui che ci sono delle mani che cercano di tirare giù i calzetti e vediamo che sono di questo personaggio, che è quello che ha tirato Greta dentro il sogno. Quel personaggio in particolare è un altro personaggio di Gori, ed è la citazione più netta e meno elaborata, dell'ospite equivoco. Sostanzialmente quello che ho fatto con questo personaggio qui, visto che la citazione era talmente spinta, ho voluto creare una sottonarrazione che ampliasse il suo immaginario di origine, ovvero nel libro lui si presenta con questa sciarpa. Ho deciso che questa sciarpa lui se l'è presa dalla ragazzina che gli ha perso. E poi avrà da qui parte la sua narrazione. Greta cade dentro un sogno e inizia il suo viaggio, si scontra con tutti i personaggi che incontra, a ognuno lo addita elencando i suoi difetti. Intanto un'orda di mostri la sta inseguendo con una matita gigante. Lei, terrorizzata, non fa altro che scappare. Si rifugia in una foresta, qui è il momento nel libro in cui parte il suo viaggio di cambiamento e è un rimando all'archetipo della foresta, di entrare nel bosco. E le piante presenti in questo bosco sono ispirate alla botanica del nonsense, la nonsense botany di Edward Lear, appunto l'autore che ho citato prima. Aveva disegnato una miriade di piante, tutte giocando tra i sensi e le forme soprattutto. Comunque, Greta continua il suo viaggio, scappa, viene catturata e viene respinta da tutti perché continua a dare a tutti dei brutti soggetti o elenca i loro difetti e a nessuno piace sentire i propri difetti gratuitamente, quindi la rimandano, la scansano, la buttano, la fanno volare ovunque, fino a che un personaggio la accompagna davanti a una porta nera e davanti a questa porta scopriamo che dentro c'è l'ennesimo personaggio dell'autore. Quando Greta apre la porta, l'autore si presenta e in questo momento esce uno stormo di corvi. L'autore, questa è un'apertura abbastanza importante per il sottofondo, diciamo, psicologico che ho voluto dare alla storia, che è appunto un senso di profondità, di interpretazione. L'autore si presenta come un personaggio simile a Greta perché anche lui, come lei, vede gli errori da tutte le parti e visto che il mondo ne è pieno, il suo unico rimedio a questo è stato chiudersi in una stanza buia senza vedere più niente, ma qui dentro è stato tormentato da questo stormo di corvi che diventava sempre più opprimente. Lei rimane scossa da questa conoscenza, qui effettivamente qualcosa cambia in Greta perché per la prima volta non scappa, incontra un nuovo personaggio che è questa torta gigante molto simile alla torta che ha cucinato che l'ha fatta stare male
E, però si ferma, lo addita di nuovo dicendogli che è brutto, e lui risponde: sarò brutto, ma sono buono, e gli offre un pezzo della torta. Greta in questo momento per la prima volta si ferma, mangia la torta, trova che è buona, la divora, e in questo momento in cui si ferma, l'orda con la matita la raggiunge. Noi qui notiamo che l'autore, che mi assomiglia particolarmente, esce dal suo studiolo e inizia a muoversi verso il testo con questa penna magica. L'orda gli indica, nella tavola precedente a questa, che lei è intrappolata dentro questa dimensione onirica e dall'inizio del libro, sostanzialmente, da qualcuno che scrive la storia per lei, ovvero il personaggio dell'autore, e quindi lei a questo punto, messa alle strette, deve interagire con questa gabbia che rappresenta il limerick. Ovvero l'autore, ossessionato dagli errori, utilizza questa forma per descrivere la realtà ed è talmente serrata e talmente limitante che riesce a stare a quelle regole e in un certo senso non vuole andare oltre perché ha paura di avere troppa libertà e risulta esattamente come una gabbia. Ha paura di sbagliare. Greta in questo momento decide, messa alle strette, agisce d'impulso, come abbiamo visto è all'inizio, perché è una ragazzina appunto d'impulso e non perfetta. Utilizza la matita per interagire su questo testo e obbliga l'autore a rompere questo schema del limerick, utilizzando il qui pro quo. Lui dovrebbe fare una rima con quo, che è molto non è impossibile, è molto difficile, però non ce la fa e quindi preferisce rompere tutto e rimandarla a casa. Una cosa che ho voluto inserire carina è che qui pro quo effettivamente è un imprevisto, quindi lei inserisce un imprevisto nel testo e l'autore fa scoppiare tutto. Ritorna nella sua realtà, viene ritrasportata dagli amici mostri. Qui capiamo che il personaggio che le aveva preso i calzini non ha fatto altro che inseguirla per ridarglieli. E se notiamo nelle tavole, ad un certo punto se li toglie e se li tiene in mano per darglieli poi in questo momento, e notiamo sulla parete ci sono vari disegni di vari personaggi che abbiamo visto durante il sogno. Lei tornerà in cucina e con gli ingredienti che le sono rimasti farà una torta più brutta, non elaborata come la prima che aveva fatto, che rimanda un po' al mostro che si è sognato, però sicuramente frutto del suo cambiamento e della sua fiducia in se stessa. E anche la questione che indossa due guanti da forno spaiati vuole sottolineare questo cambiamento che c'è stato in lei, questa perdita dell'ossessione della perfezione che è immaginazione. Quindi la domanda che mi è venuta, che mi sono fatto per tutto il processo e anche alla fine, sono diventato un autore, la frase che mi è rimasta in testa, ho capito durante il procedimento che era eccessivamente importante, almeno nella mia testa, e ho capito che per diventare qualcosa, ma non solo un autore in generale, per diventare qualcosa, se si ha il desiderio di farlo, se ha la passione per impiegarci del tempo, per svilupparlo e coltivarlo, e si ha anche fortuna, si riesce a diventare qualsiasi cosa. Quindi mi autoconferisco il pennino d'oro, anche se è un trofeo un po' fittizio, nel senso, perché c'è sempre da imparare e migliorarsi, c'è sempre da sbagliare. Grazie per l'attenzione. Grazie Andrea. Grazie. Complimenti. Non so se qualcuno della commissione ha delle domande, mi sembra che sia stato molto esaustivo. Dal silenzio deduco che sia stato esauriente per tutti, per cui ti ringrazio, ti ringraziamo e proseguiamo nel nostro pomeriggio con il lavoro di Edoardo Massa, L'inganno della bellezza, e la relatrice, la professoressa Federica Iacobelli. Prego Federica. Grazie, sì, buonasera a tutti. E ci sono tre aspetti del lavoro di Edoardo Massa che vorrei mettere in evidenza prima di lasciargli la parola. Innanzitutto la natura di opera aperta del progetto, che è cominciato con la tesi di triennio e continuato con questa tesi di biennio specialistico e che in realtà sta continuando ancora, tant'è che dopo la consegna di febbraio Edoardo aveva
continuato a comporre di altri libri, il libro composto che costituisce sia la ricerca che il progetto. E questo perché evidentemente la domanda che muove questa ricerca è centrale per il percorso artistico, professionale e direi soprattutto umano di Edoardo, quindi non finisce qui. E con non finisce qui vengo al secondo punto, perché il discorso sull'identità di genere, che è il tema della ricerca di Edoardo, la rappresentazione e il racconto dell'identità di genere, è vastissimo, complesso, in costante mutamento, ed è un discorso che ci riguarda tutti. E, essendo molto presente, è anche un discorso spesso strumentalizzato, semplificato e ideologizzato. Ma quello in cui riesce il punto di vista di Edoardo, che è sempre umile nel partire da sé, dalla propria sensibilità ed esperienza, è di non eludere mai la complessità e nello stesso tempo di riportarci sempre alla nostra complicità, connivenza, al limite inevitabile del nostro punto di vista sulla questione. E questo punto di vista, terzo e ultimo punto, diventa una forma e uno stile nel lavoro di Edoardo. Perché, come dice il titolo del lavoro, L'inganno della bellezza, e come chiede il percorso di studio di questa scuola, qui si tratta del rapporto tra discorso e rappresentazione. La ricerca formale, grafica, compositiva è parte del contenuto, nel senso che rivela la natura di graphic narrativo, saggistico e in qualche parte manualistico dell'opera, che è appunto sia ricerca che progetto e che tiene insieme la lettura delle figure femminili di Crumb o di quelle di Fellini, con le domande e le avventure di una generazione, quella di Edoardo, anche il rapporto con altre generazioni. E proprio in questa consapevolezza dell'indissolubilità, del connubio forma-contenuto, Edoardo rompe i modelli classici della narrazione, ma li recupera arrivandoci da un'altra parte. Una strada coltivata e originaria nello stesso tempo, con ironia, con una leggerezza ossessiva, direi, che esplora l'umana necessità dell'educazione sentimentale. Edoardo. Ok, condivido lo schermo dopo questa, mi sentite? Sì. Questa splendida presentazione. Partiamo direttamente. Ringrazio molto la commissione, Federica Iacobelli, relatrice. E oggi vi presento la mia tesi magistrale, che è il continuo della mia tesi triennale, perché 3 anni fa in questo stesso istituto mi sono diplomato con una tesi sull'identità di genere maschile e la sua fragilità. E ho desiderato continuare questo percorso, cercando un'altra parte, creando un fumetto, che anche nella triennale era un fumetto, da integrare, da aggiornare, e cercando l'uomo in relazione con il suo genere opposto integrativo. Allora, oh, pardon, non ho fatto... Ecco, partiamo. Scusate, ci siamo. Perfetto. Ah, no. Si vede? Okay. Sì. Perfetto. Ah, no, perché c'è... Oddio, che noia. Scusatemi che c'è la barra del condivisione schermo che mi dice... Io sto per uccidere qualcuno. Allora, vorrei vederlo bene. Eccoci. Oh, così è giusto. Perfetto. Allora, questo parto dalla fine per poi ricostruire l'origine. Questo sostanzialmente è il libro che propongo, che è un libro con una spirale, pagine di diverso formato e di diverse carte. Tutto la forma deriva dal contenuto. La spirale, perché il progetto, come ho detto, è un progetto aperto ed è una narrazione circolare. Ogni volta la faccia della medaglia si specchia, si vede. È un continuo percorso di dualità. Il diverso formato, perché ho fatto tutti i miei appunti, la mia ricerca su taccuini, e a parte adattarli per il passo della foratura, rimangono praticamente uguali. E la carta colorata per gli interventi di Caterina e di mia madre. Caterina ha intervenuto, che ringrazio moltissimo, Caterina in alto a sinistra, ha intervenuto a creare un dichiarato di intenti, a spiegare perché inganno della bellezza. Poi ne ritorneremo. Una seconda parte invece è un esperimento che ho fatto guardando dei film,
da Fellini ho iniziato a essere molto stimolato tramite una narrazione visiva, però volevo tramutarla comunque in un format, in un libro. E quindi ho preso i frame di questi film, li ho rimescolati e tramite la sottotitolazione ho ricreato una seconda narrazione, un secondo livello di narrazione, in cui racconto di questa persona, perché il primo film di cui parlo è XXY, che parla di una ragazza intersessuale, una ermafrodita, di tutto il suo sviluppo, la sua crescita, di una ragazza che in questo caso mi aiutava nella mia narrazione perché è sia maschio che femmina, sempre il duale. Per poi concludersi con un fumetto, che è il fumetto che si integrerebbe, che si integra alla tesi triennale. E ricominciamo da capo, adesso partiamo con le origini. La prima domanda che mi sono fatto, essendo un illustratore, era come rappresentarlo graficamente. Cioè, sempre questa, la prima domanda primissima era se gli faceva la coda alta o la coda bassa questa ragazza, e se avesse voluto dire qualcosa. Perché volevo creare una figura femminile che fosse quasi un archetipo, che fosse universale, che andasse bene per tutte le ragazze. Il problema con cui mi sono imbattuto è che, chiacchierando con Caterina, che ancora ringrazio, che mi ha introdotto Benedetta Barzini. Adesso vi parlo un attimo di Benedetta Barzini. È una modella degli anni 70, un'idea canonica di bellezza, che è stufa di essere ortopedizzata, canonizzata sotto dei canoni così rigidi, lascia la professione e va a insegnare antropologia e storia del costume, che lei chiama storia del vestito. Chiama storia del vestito perché lei racconta parla di trucchi, parla del rossetto per renderla con le labbra più rosse, la cipria per renderla più bianca, il bustino per metterla magra, i tacchi per tirare su, il trucco, il parrucco. E parla di tutti questi canoni imposti alle donne, una forma più desiderabile alla quale devono attenersi. Canoni che non sono uguali per quelli per i maschi, cioè i canoni maschili sono fin troppo giovani. E quindi questo voler andare per questa aspirazione a essere una bella ragazza in senso classico è sempre comunque una strada sbagliata. Qualsiasi strada percorra, che si trucca o non si trucca, ci si ha sempre un giudizio. Non gli è concesso una neutralità invece come a un maschio. Da ciò l'inganno della bellezza, una gabbia alla quale volevo sottrarmi. Allora, inizialmente, il primo pensiero era stato di cercare l'etimologia del termine bellezza, di capire se fosse un valore assoluto, se avesse un valore fisico, divino. E nel corso della storia è stata armonica, disarmonica, dimisica. E bellezza, fra l'altro, è stata anche, prima del termine bellezza, l'avevo sentito da Daverio, non mi ricordo la fonte, ma me lo sono scritta appuntata comunque, che c'era anche una differenza di genere. Prima del termine bellezza universale, il bello era handsome, come la bella era pretty, quindi la ragazza fine e il ragazzo forte. Allora, per cercare di evitare questi canoni, questa gabbia, mi sono rimbattuto uno dei miei autori preferiti, che è Robert Crumb, che lui ha ben chiaro qual è la sua idea di donna, che è una donna amazzonica, giunonica, con questo corpo bello possente, ma allo stesso tempo, ed è anche molto sessuale, allo stesso tempo non è lui che ne parla, è la sua donna, come è scritto secondo la personale ossessione di Robert Crumb. Io poi mi ci ritrovavo perché nella descrizione dice anche che non interessa razza, religione, colore, eccetera, eccetera, ma solo questo bel corpo a fagiolo. Sempre nella rappresentazione di una donna, lui ha fatto sue, non solo personaggi inventati, ma anche celebrità e persone che gli mandavano dei selfie. Quindi mi è venuto in mente di creare, sostanzialmente la tesi la immaginavo così, finita così, creare il mio archetipo di donna. Sarebbe stato già un progettone. Solamente chi non è che abbia una grande capacità anatomica, e soprattutto non ho chiaro strutturalmente cosa io voglio una donna. Ho fatto gli esperimenti, ma niente di più. E allora ho pensato, non avendo io chiaro, essendo di fronte all'astratto,
da un problema astratto ci vuole una soluzione astratta. Come immedesimarmi una donna? E allora il primo pensiero è stato sì, donna, e oltre a questa battutina non sono riuscito a fare altro. Il secondo è il testo di una donna, ma nemmeno questo è stato un esperimento fallimentare, pure questo. E allora la professoressa Iacobelli mi ha consigliato di orientarmi verso Fellini, anche perché felliniane è si è creato un termine con cui definire le sue donne. E di Fellini, in un'intervista, lui parla della sua difficoltà a rappresentare la donna, perché nonostante siano molto definite queste bellezze romagnole di cui parla, lui dice: l'uomo ha difficoltà a parlare, a rappresentare la donna, in quanto la donna, come dice Jung, è situata in quel punto in cui comincia la zona oscura dell'uomo, cioè la sua parte d'ombra, che in fondo un uomo, parlando della donna, non fa che parlare proprio della sua parte più tenebrosa, meno lucida, meno razionale. A me questa cosa mi ha particolarmente colpito, e non so se mi vedete un attimo non la slide, ma me. Ho in mano un libro che si intitola Tutto quello che gli uomini sanno delle donne. È un giochino carino, Tutto quello che gli uomini sanno delle donne, sono 200 pagine bianche, fa ridere. Poi costa 1,90 euro, posso utilizzarlo come taccuino. Però oltre a questo, non deve finire qua tutto quello che gli uomini sanno delle donne, niente, l'impossibilità di cui parla Fellini. Non è impossibile, quindi sto fermo lì, perché è invece un lavoro su te stesso, questa intuizione poetica molto profonda in cui l'uomo, se riuscisse a parlare liberamente di una donna, parlerebbe di sé, parlerebbe di un uomo libero, completo e realizzato, che è una cosa che io mi auguro personalmente. E allora film, ritorniamo da film, vado ad un altro film. Il primo film di cui vi volevo parlare, non spoilererò nulla perché sono contro lo spoiler, il primo film di cui volevo parlare è XXY, questo è un commento che c'era in un forum, che dice, facciamo che non lo leggo in inglese, che dice che la protagonista non era né troppo distrattamente maschile o femminile e quindi era convincente in entrambi i casi. E quindi questo personaggio duale. XXY è un film di Lucia Puenzo, che racconta il vissuto adolescenziale di questo adolescente sessuale, le sue prime esperienze sentimentali e sessuali. E in questo film lei mi era utile perché si presentava questo personaggio mitico in cui era la parte e la controparte, la medaglia con le due facce. Successivamente l'analisi che io ne faccio, quindi si presenta il personaggio. Questo personaggio mitico, quasi una divinità, uomo e donna, ha una sua scoperta sessuale. E utilizzo sempre questa strategia di rimescolare i frame dei film. Questo è un documentario, si chiama Las Muertes Chiquitas di Mireia Salaré, che è un documentario, anzi più che documentario, uno studio sociale inclusivo sul piacere, la violenza e il dolore. E Mireia Salaré utilizza l'orgasmo femminile, che è Las Muertes Chiquitas, è il nome dell'orgasmo femminile, come filo conduttore. Quindi questo personaggio di cui raccontava XXY, la sua scoperta sessuale e immediatamente il suo pentimento, il suo giudizio che si è autoriferito, dovuto a un'educazione, a una possibile educazione cattolica frustrante. E Giulietta degli Spiriti è un film di Fellini in cui mette Giulietta Masina, sua moglie anche nella realtà, mette in scena come la moglie di un regista molto importante, sempre attorniato da bellissime ragazze, e questa donna si sente inferiore sessualmente, si sente meno desiderabile. Tra l'altro, per fare un po' di gossip, la controparte femminile, che invece è la donna sessuale, questa Venere, è Sandra Milo, che era davvero la competitor in amore, la rivale in amore di Giulietta Masina. Da questo film esce la parte autobiografica, quindi la ricerca di se stessi tramite le donne. La parte autobiografica è anche il fatto che Fellini è un po' un infame, cioè, metti la Sandra Milo, mi sembra una mossaccia.
Ma di chi è la colpa? Io non vado a insultare la fede, la spiritualità, tanto quanto una concezione finalistica che si ha del mondo. Però adesso è troppo lungo da spiegare, vado avanti. Mentre a questi personaggi, a questo personaggio che ha avuto l'introduzione del personaggio, la sua scoperta sessuale, il suo pentimento, gli faccio comunque vivere una storia d'amore canonica, felice. Marriage Story è un film di Noah Baumbach che è uscito recentissimamente, parla del lungo e estenuante divorzio che pone i due protagonisti di fronte ai loro limiti e alle necessarie rinunce e compromessi. E per quanto riguarda il mio personaggio, parla esclusivamente di lui, perché sia uomo che donna. E in questo caso, nella slide che ho messo qua, lui si lamenta del fatto, lei si lamenta di non essere rappresentata e lui si lamenta del fatto che lei si lamenti. Ma questa cosa mi ha fatto arrivare a una conclusione, che se c'è qualcosa che io non posso comprendere per quanto riguarda l'altro genere, per quanto riguarda qualsiasi discorso nella vita, non è ovvio che nessun altro possa, e quindi lasciare uno spazio inclusivo. Concludo con Adaptation, Il ladro di orchidee in italiano, che è probabilmente di gran lunga il mio film preferito in assoluto, di Spike Jonze, e racconta di uno sceneggiatore incaricato di adattare un romanzo per il cinema che entra più volte in una crisi creativa, al punto di trasformare completamente il processo originario. In questo film c'è tutto, c'è l'autorialità, c'è il ritorno all'inizio, a se stesso. Il protagonista Nicolas Cage ha un gemello, un doppelganger che è in conflitto con lui. Quindi è appunto il maschile e il femminile che discutono, la dualità. E per concludere, faccio una citazione di Chesterton, che ringrazio Tommaso per avermela indicata, che mi ha portato a fare il fumetto. La leggo. Non ci sono parole per esprimere l'abisso che corre fra l'essere soli e l'avere un alleato. Si può concedere ai matematici che 4 è 2 volte 2, ma 2 non è 2 volte 1. 2 è 2000 volte 1. E qui 1-2, appunto. Ritorno all'inizio. L'uomo in relazione col suo genere opposto e integrativo, il loro percorso. Ovviamente a parlare delle donne, ho utilizzato una donna e ho usato un escamotage molto facile che per parlare, lei è una professoressa, però era necessario. Un altro escamotage che ho utilizzato, che utilizza la professoressa, che fa vedere un film, mai entrato nella modalità film, fa vedere alla sua classe la ragazza dell'orecchio di perla e chiede loro cosa ne pensassero riguardo, soprattutto del maschile e femminile. Una classe stupita, stupefacente, stimolante, avercene, gli risponde, gli chiede perché esiste un sesso forte, esiste un sesso debole. Esiste un sesso forte perché esiste un sesso debole, che quindi la vera lotta è una lotta contro il potere. Ancora non è chiaro, la professoressa deve trovare, non vorrebbe fare degli esempi. Perché fare gli esempi quando bisogna arrivare al principio delle cose? E allora ripercorre tutta le sue relazioni, le sue opinioni sulle relazioni, fino a quando non riesce a dialogare, questo 1+1 non riesce a dialogare, rimane incerta ed è costretta a fare a sciorinare i dati che in media una donna su 5 recepisce il 33% in meno di un stipendio rispetto a un uomo, che sono tutte cose vere, che rimane sempre il discorso iniziale, che è una lotta al potere. Hai ragione, Caterina. Bisogna lottare contro il potere dentro di noi e contro il potere negli altri. Esistito ed esiste un sesso forte perché esiste un sesso debole. Sostanzialmente io qua sono ritornato un attimo da capo e mi sono trovato più che altro una nuova forma mentis, e mi sono dato delle aspirazioni, delle ambizioni, ovvero riconoscere la possibilità che un uomo sia fragile e di conseguenza riconosca la forza di una donna, che non sia un invertimento di ruoli, ma sia un'aggiunta. E ancora per concludere direi
l'ultima frase, che nel linguaggio, come per le relazioni, il linguaggio è spesso ambiguo. Nel nostro vocabolario esistono parole il cui significato è ampio, parole il cui significato è così ampio da arrivare al loro contrario. Ad esempio, tirare vuol dire sia attirare a sé che scagliare lontano, e cacciare vuol dire sia allontanare che inseguire. Quindi sostanzialmente io non ho trovato una regola o una morale da ricavare, e sono ritornato al ouroboros, al serpente che si mangia la coda, che è una delle primissime lezioni che ho avuto con la professoressa Federica Iacobelli, in cui mi si dice di costruire la biografia del personaggio fino al momento in cui parte la sua storia. Quindi adesso io ho rifatto il giro, sono ritornato all'origine, e conclusione finale, da molto felice, è che sono riuscito adesso a creare la protagonista femminile della mia storia. Questo è il fumetto della tesi triennale. Solamente che non c'è più tempo, questo ve lo comprerete in libreria, e nel frattempo ringrazio tutti. Così non dico nessuno. Interrompo condivisione. Grazie Edoardo. Ci sono domande? Sono stato bravo, quindi. Cioè, sono stato bravo. Non ci sono domande, sono stato bravo. Va bene, Edoardo. Grazie mille. Continuiamo con Carola Pignati. La civiltà marinara di San Benedetto del Tronto tra storia e leggenda, relatrice Mara Cerri, correlatrice Federica Iacobelli. Carola, ci sei? Sì, ho attivato sia video che audio. Mi vedete? Sì, lasciamo presentarti a Mara. Ok. Perfetto, grazie. Grazie. Mara? L'audio non è attivato. Sì, forse si è assentata. E vuoi iniziare tu? Aspettiamo Mara. Sì, no, eravamo d'accordo con Mara che... Ecco. Eccola. Ecco Mara. Vado, poi lascio la parola a Federica perché abbiamo delle cose da dire a proposito dell'audio. Appunto. E, allora, l'interesse di Carol è quello di guardarsi intorno e capire meglio il paesaggio in cui vive, che è quello di San Benedetto del Tronto, e in particolare di ricercarne la storia, in particolare la storia della civiltà marinara negli anni venti. Questo probabilmente per delle questioni anche intime e personali legate a dei materiali che entravano in casa attraverso il padre. E quindi Carola subisce la fascinazione per questo mondo, per questa civiltà, ne vuole studiare la storia, le tradizioni, la quotidianità, approfondisce il ruolo dell'uomo e della donna in quel contesto, e ci vuole restituire quel mondo in una forma inedita, che è quello del film d'animazione. Inedita perché non si tratta solamente appunto di una ricerca, non è solamente appunto una ricerca delle caratteristiche appunto tecniche, storiche o delle modalità di vita, ma vuole attraversare anche le sfere emotive di questi personaggi, e l'animazione è probabilmente il mezzo ideale in cui Carola si è ritrovata, soprattutto che per descrivere delle questioni un po' invisibili che l'animazione è in grado di restituire, e in particolar modo il legame che questa civiltà aveva con miti e leggende, con tutta una serie di invenzioni e di narrazioni mitologiche. Io credo che abbia fatto un bellissimo lavoro, ora lasceremo lei parlare, illustrarci, farci vedere il video, che è realizzato appunto secondo la tecnica tradizionale dell'animazione, quindi tutto disegnato, dipinto a mano. E mi sembra che dimostri una grande predisposizione all'animazione, questo si vedeva già negli anni precedenti, nel primo e nel secondo biennio di corto animato,
Mi pare che la curiosità verso il tema e il coinvolgimento emotivo nel lavoro le abbia permesso di fare ulteriori passi avanti. E, infatti, man mano che si procedeva, anche i cambiamenti, le correzioni, le integrazioni le venivano molto più, più facili e veloci, e quindi la mano seguiva le sue intenzioni. E il titolo del cortometraggio è Mar Ingannatore, e anche qui c'è una ricerca rispetto ai detti popolari. E ci teniamo molto, lo farà Federica, a raccontarvi qualcosa di più sul sonoro di questo film, perché si è creata una possibilità molto interessante. Sì, grazie Mara. Carola ha manifestato una grande attitudine al confronto costante, alla collaborazione durante il lavoro, e questa cosa è sfociata poi nella possibilità di collaborare per la colonna sonora del corto animato con uno studente laureando del Conservatorio di Rovigo del corso di musica, di composizione di musica formata alle immagini. Una prima collaborazione tra ISIA e conservatorio, lo studente a sua volta si laureerà a partire dal cortometraggio animato che è Tesi in ISIA di Carola. Mi sembra che questa possa essere poi una possibilità di collaborazione per il futuro molto interessante. Molto bene. Bene, Carola. Grazie per la presentazione, vi condivido la mia di presentazione. Ok. Si vede? Sì. Procedi tu. Allora, con la mia tesi voglio raccontare una parte della storia del mio paese, di San Benedetto del Tronto, e voglio mettere in luce la civiltà, il passato della civiltà marinara degli anni venti, che con vero coraggio e con spesso tanto rischio decisamente usato per l'incremento dell'attività marittima ritenuta vitale per il proprio paese. E, mi sono quindi posta degli obiettivi, ovvero quello di raccontare la vera realtà di quegli anni, non solo da un punto di vista storico, ma anche da un punto di vista umano, raccontare la tipicità della civiltà attraverso la cultura, il modo di vivere, di vestire, attraverso il sapere artigianale, e raccontare aspetti di vita più concreti e materiali accostati ad altri aspetti che sono legati invece alla mitologia e alla leggenda. La ricerca sfocia quindi in un progetto che ha la forma del corto di animazione e che è quindi la forma più adatta a creare un certo tipo di trasporto emotivo e diretto con lo spettatore. E comunque negli archivi ci sono veramente tantissimo materiale per quanto riguarda la storia di San Benedetto, tra illustrazioni, fotografie e dipinti. Sono però del tutto assenti dei corti animati che possano raccontare più da vicino l'atmosfera che si viveva in quegli anni, insieme alle emozioni che della gente di mare, dalle gioie alle paure. Penso infatti che solo attraverso le emozioni si riesca a ricordare, ed è proprio qui che il corto d'animazione diventa un importante strumento per tramandare le storie passate alle nuove generazioni. San Benedetto del Tronto è una città costiera in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Si è sviluppata soprattutto nel XX secolo grazie a due risorse, alla pesca marittima e al turismo estivo. È poi anche negli anni 60-70 che si aggiudica il titolo di primo porto italiano per quantità di pescherecci e quantità di pescato. Accanto alla figura del pescatore ci sono una miriade di altre figure che fanno parte del grande sistema del commercio marittimo, come ad esempio i canapini che si occupano lavorano la materia prima, la canapa, e grazie ad uno strumento chiamato pettinella.
E la lavorazione poi passa all'aperto, lontano dall'abitato, in zone erbose dove i funai di grosso lavorano la canapa e la trasformano in corde, mentre i funai di fino la trasformano in spago, utile poi alla fabbricazione di reti da pesca da parte delle retare. Le retare sono coloro che cuciono le reti da pesca e lavorano sempre fuori dalle porte delle loro case e guadagnano veramente pochissimo, 2000 lire ogni 2 giorni di lavoro, e intanto intonano canti d'amore e di nostalgia attendendo i loro mariti dal mare. Altra figura è la velara, che si occupa invece della confezione della vela, dalla cucitura alla manutenzione fino alla colorazione. Sono infatti dipinti sulle vele dei simboli rappresentanti i valori, le virtù e i desideri del proprietario dell'imbarcazione e della sua famiglia. Alcuni simboli sono religiosi, altri legati alla natura e altri ancora alla mitologia e a racconti popolari. All'epoca in generale era ancora ben radicata l'idea che la donna fosse il sesso più debole e quindi doveva dipendere dal padre e dal marito. Nonostante questo, però, nella civiltà marinara si riscontrano diverse convenzioni rispetto ad altri gruppi sociali. Infatti le attività marittime che erano considerate di esclusivo appannaggio degli uomini in realtà venivano svolte da entrambi i sessi e anche lo stesso lavoro in mare che allontanava gli uomini anche per lunghi periodi dalla famiglia faceva in modo che la distribuzione dei poteri tra uomo e donna fosse del tutto paritaria. I figli non venivano lasciati liberi e dovevano sempre render conto ai genitori per i quali nutrivano un rispetto molto forte e venivano spesso inseriti nel mondo del lavoro fin da piccoli e infatti dovevano incastrare impegni lavorativi con impegni scolastici. E guadagnavano solo una quartarola, ovvero un quarto dello stipendio di un adulto e la muccigna, che era una parte del pescato divisa tra l'equipaggio. Accanto a tutte queste scene di vita quotidiana c'è tutto un mondo invece legato alla leggenda, alla mitologia. E una leggenda interessante è quella dello Shio, ovvero una tromba marina che secondo i racconti popolari sarebbe formata dalle anime dei marinai annegati. E l'unico modo per combattere questo Shio è avere a bordo dell'imbarcazione uno stregone, il cosiddetto tagliatore, che è anche il primogenito di un marinaio, e che è depositario di conoscenze magiche tramandate di generazione in generazione. E, quindi il tagliatore si pone sul bordo della prua e con una spada fende il rovinoso vertice e insomma, mentre pronuncia una formula magica. Il nome dello Shio deriva dal nome del dio egizio del vento, Shu, che qui viene raffigurato mentre sostiene la volta celeste e divide il cielo dalla terra. Altra leggenda importante per San Benedetto è quella della Pantafa, ovvero uno spettro che ha le fattezze di una strega e che durante la notte si pone sul petto delle persone per paralizzarle nel sonno. Per allontanare la pantafa una soluzione è quella di porre ai piedi del letto una scopa con molte setole oppure un sacchetto con dei legumi perché la pantafa non può fare a meno di contare. Altre storie dicono che la pantafa sia il fantasma di una donna morta di freddo nelle zone portuali agli inizi del Novecento.
Altra buona usanza è quella di intagliare degli occhielli nella parte anteriore dell'imbarcazione, proprio per poter vigilare e proteggere l'imbarcazione e l'equipaggio stesso da creature marine e dalle incombenze del mare di ogni giorno. Il mio cortometraggio appunto si intitola Mare Ingannatore, proprio per sottolineare l'ambivalenza e l'ambiguità del mare stesso, perché può essere bellezza ma anche pericolo, può donare ma anche sottrarre. Nella mia storia si raccontano le vicende di Mario, un pescatore, sua moglie Antonia e il loro figlio. La storia inizia con la partenza di Mario e il suo equipaggio verso il mare aperto, mentre un attimo prima riceve da Antonia un fazzoletto che è simbolo del suo amore e di protezione per il lungo e rischioso viaggio. Si susseguono poi una serie di vicende di vita quotidiana in cui vediamo Antonia a casa e in parallelo Mario in mare. Il punto di svolta arriva con l'irruzione dello Scio che sconvolge tutto l'equipaggio in mare e fa perdere accidentalmente a Mario il fazzoletto di Antonia. Durante la stessa notte a casa della donna arriva la Pantafa che turba e tormenta i suoi incubi. E vediamo in particolare in un sogno la scena in cui il tagliatore sconfigge lo Scio, e il tagliatore è proprio il bambino di Mario e Antonia, che è un personaggio quasi magico che fa da legante tra le storie dei due coniugi. Poi dopo, quindi la notte si acquieta e dopo giorni di navigazione la famiglia finalmente si riunisce e mentre Mario porge il fazzoletto ritrovato ad Antonia, questo vola via con una folata di vento come a simboleggiare l'arrivo di nuove inquietudini e presagi, e lascia comunque il finale aperto alla storia. Molti sono state le suggestioni e i riferimenti di film e drammi, soprattutto nell'ambito del cinema muto. Un riferimento che ho utilizzato è quello di Unchanging Sea di Griffith, che è un film del 1910 ambientato in un villaggio di pescatori e in cui vediamo l'abilità di Griffith creare una storia complessa nonostante ci siano pochi elementi di allestimento e poche inquadrature. Altro film è quello di Terry Wigan, che è un dramma svedese basato sulla poesia, l'omonima poesia di Henrik Ibsen, e che si basa a sua volta sulle storie di un pilota marittimo nordico. E qui vediamo una caratteristica è l'avanguardistico impiego di scenari suggestivi e naturali, la tendenza ad un forte realismo e la caratterizzazione psicologica dei personaggi. Altro film è quello di Aurora di Murnau, che è un film considerato moderno rispetto a quei tempi. Diciamo che notevoli sono i dettagli fotografici e di montaggio, e anche fa un uso sapiente della tecnica della sovraimpressione, che è una tecnica cinematografica che consiste nel sovrapporre delle riprese. Ultimo film è L'Atalante di Jean Vigo, in cui vediamo scene surreali alternate a scene di realismo, e notevole è la creazione di atmosfere fatte di luci, di oggetti e di personaggi.
Altri sono stati riferimenti fotografici, oppure di riferimenti a dipinti, come in questo caso questo è un dipinto di Armando Marcheggiani, che è un pittore di San Benedetto, in cui ritrae il quartiere famoso dei pescatori. Ho usato anche poi altre citazioni, come questa di Frida Kahlo, per raccontare un momento di intimità e di quotidianità di Antonia, oppure altre citazioni per raccontare la relazione amorosa e sentimentale tra i due coniugi, come in questo caso The Shape of Water di Guillermo del Toro, un film del 2017, oppure il dipinto di Chagall sulla città, o ancora quello di Edvard Munch, The Kiss. Ho utilizzato la tecnica del tempera con il carboncino, e ho voluto riportare un po' il tema del mare anche nella tecnica, in quanto le illustrazioni sono molto acquarellate, fluide e leggere. E ho invece usato il bianco e nero proprio per rimarcare un carattere più evocativo, e infatti togliendo il colore, un dato visivo come il colore, ci si riesce più a concentrare sulla drammaticità della storia e sull'espressività dei personaggi e sulla loro psicologia. E io ringrazio entrambe le professoresse per avermi seguito in questo lungo ma bel percorso, e vi lascio quindi alla visione del corto. Quindi stoppo qui. Ok.
Credo che aggiungere qualsiasi parola al tuo video, al tuo lavoro, sia inutile. Complimenti davvero, è un lavoro mi ha toccato particolarmente, anche perché stamattina abbiamo avuto un'altra tesi che parlava di un tagliatore. Sì, ho visto. Ecco, si chiude con il pomeriggio un lavoro che magari, ecco, parallelamente avete portato avanti, ma complimenti, complimenti. Grazie, davvero. Grazie. Non so se i colleghi della commissione vogliono, credo, aggiungere qualche complimento, non so, magari qualche... Sì, in realtà veramente, Carola, complimenti, molto molto bello, una meraviglia. Molto intenso, un sacco di consonanze, mi viene in mente un'altra storia adriatica, Scanoboa, insomma, veramente molto, molto bello, complimenti. Una curiosità, soltanto una curiosità, parlavi appunto del possibile, dell'idea che negli archivi non ci sono materiali di, appunto, corti di animazione, sei già immaginato, se pensi possibile, o se ti è già capitato, di condividere questa visione con i ragazzi e con le ragazze? No, ancora non mi è capitato, però mi piacerebbe, ecco, proiettare il mio video in alcune istituzioni di San Benedetto, quale il Museo del Mare o il Palazzo di Vice Piacentini, e appunto farlo visionare anche ad un giovane pubblico, perché so che ci sono anche molte visite guidate in questi posti e quindi sarebbe bello. Bene, ancora complimenti. Grazie. Allora, se posso permettermi, ti consiglierei di presentarlo anche in regione, poi magari ci sentiamo e ti do qualche riferimento. So che ci sono progetti che possono appoggiare questo lavoro qua. Okay. Grazie mille. Grazie. Bene, grazie Carola. Proseguirei quindi con Giulia Silani, con il progetto Fammi Vedere. Relatrice la professoressa Iacobelli, correlatrice Fiorenza Marchiol, che ringrazio per la presenza, e lascio la parola a Federica, prego. Sì, grazie Jonathan. E Fiorenza è riuscita a entrare, sì, vero? Ci sono. Ecco, c'è, benissimo. Bene, perché appunto poi lascerò anche la parola a Fiorenza per completare la mia presentazione. E, onorando l'intenzione del titolo, che è un titolo che dice in modo molto chiaro e rendere visibile l'invisibile nei disturbi del comportamento alimentare, il lavoro di Giulia Silani fa davvero vedere oltre le parole e vedere oltre i pensieri comuni e automatici che si generano intorno ai disturbi del comportamento alimentare, malattie piuttosto diffuse nel nostro tempo e forse per questo più invisibili di altre. Per rendere visibile questo invisibile, i sintomi nascosti, Giulia ha intrapreso un viaggio appassionato e sempre in ascolto, che è stato anche per me, che l'ho accompagnata, a una scuola di attenzione, di cura, di precisione e di metodo. Durante il viaggio Giulia ha incontrato e interrogato persone, opere, testi, immagini, ma sempre partendo dalle parole. E se sono cibo e corpo le parole che ricorrono quando si parla di questi disturbi, Giulia ne ha cercate e trovate molte altre. E a partire da quelle che ha indagato sia nel loro significato che nelle loro possibili rappresentazioni e associazioni, è arrivata al cuore di questo vedere oltre, che sta nella possibilità di narrare. Narrare in ogni forma e modo possibile il dolore, la sofferenza, i pensieri e le emozioni che si annidano in chi vive o ha vissuto la malattia. E narrandole, tessendone la storia, cercarvi e trovarvi un senso, il proprio senso, e magari attraverso quello anche una via per la cura. La profondità e maturità dell'approccio di Giulia, l'autenticità della sua motivazione, la chiarezza del metodo hanno rafforzato l'esito progettuale di questa ricerca, che è un'opera letteraria e visiva, un albo illustrato, un racconto del dolore che è complesso, poetico ma anche immediato, di forte impatto emotivo, insieme di grande qualità del segno, della composizione e anche della lingua. Quest'albo non sarebbe nato senza la lunga ricerca sul campo che Giulia ha condotto con psicologi, medici, studenti, nutrizionisti e soprattutto con ragazzi ricoverati, ai quali Giulia ha chiesto di disegnare la loro parola tra le parole scelte per rendere visibile l'invisibile. E in questa ricerca l'ha accompagnata Fiorenza Marchiol, alla quale lascio la parola, psicologa e psicoterapeuta.
Sì, buonasera. Io volevo sottolineare due cose in particolar modo. Innanzitutto la preparazione, la consapevolezza e la delicatezza con cui Giulia si è avvicinata ad una tematica tanto complessa come quella dei disturbi alimentari e riuscendo a cogliere degli aspetti che spesso vengono messi un pochino in disparte e vengono coperti dalle tematiche dell'alimentazione del corpo, che sono appunto gli aspetti emotivi, le modalità di pensiero. E devo dire che un approccio di questo genere credo che abbia permesso ai ragazzi stessi di ragionare su loro stessi in modalità differenti rispetto a quelle normalmente utilizzate, quindi improntate sulla parte più nutrizionale o sull'aspetto più legato al corpo. E credo che l'evoluzione nel percorso stesso dei pazienti sia visibile proprio negli elaborati che Giulia ha raccolto durante il laboratorio, che è quello che ho avuto la possibilità di osservare principalmente. Ultima cosa che voglio sottolineare è l'autonomia con la quale Giulia si è mossa all'interno di un contesto complesso come quello della pediatria. Devo dire che è stata molto brava in questo, perché ha gestito veramente tutti gli aspetti burocratici e tutte le relazioni con tutti gli operatori. Grazie. E, ringrazio la mia relatrice Federica Iacobelli e ringrazio la mia correlatrice Fiorenza Marchiol. E adesso vi condivido subito lo schermo con la presentazione. Ok, dovrebbe vedersi, no? Ok, allora, come già stato anticipato, il mio progetto parla di disturbi alimentari andando oltre i concetti di cibo e corpo, che sono due aspetti che molto spesso vengono assunti come l'unica possibile definizione di questo tipo di malattie. E questo perché cibo e corpo sono un po' quel visibile, quel sintomo che si può vedere, che è sotto gli occhi di tutti. E quindi un corpo che dimagrisce, un corpo che ingrassa, oppure il fatto di mangiare e di non mangiare è qualcosa che si può vedere. Ma i disturbi alimentari sono in realtà molto altro, e quindi sono sia questi sintomi visibili che molti altri sintomi che stanno nella mente di chi soffre e che quindi sfuggono un po' agli occhi di tutti gli altri. E il mio percorso si è sviluppato su due vie. La prima è stata quella del riconoscere e vedere l'invisibile, e la seconda quella del narrare questo invisibile per poterlo rendere visibile. Ho cercato di definire questo invisibile che avevo trovato attraverso una serie di parole e ho scritto quindi questa lista, che ho presentato sotto forma di alcuni questionari a tutte quelle figure che avevano a che fare con i disturbi alimentari da un punto di vista professionale, e quindi medici, psicologi oppure nutrizionisti. E in questo modo sono riuscita a raccogliere tutta una serie di frasi, di definizioni che mi testimoniavano queste parole e mi testimoniavano l'esistenza, la presenza di questo invisibile. Allo stesso tempo ho iniziato a lavorare con chi era all'interno di questi mali, e quindi attraverso un laboratorio nell'ospedale di Pordenone, che è durato alcuni mesi, ho presentato le parole a questi ragazzi che erano ricoverati lì. E a loro chiedevo ad ogni incontro di scegliere una di queste parole, quella che vedevano più vera, quella che riconoscevano meglio, e di raffigurarmela attraverso un disegno. E, la cosa interessante è stata che all'inizio i disegni parlavano solo esclusivamente di cibo e solo esclusivamente di corpo, e nonostante comunque le mie parole fossero parole che non c'entravano assolutamente niente con questi concetti. E questo un po' era dato dal fatto che molti di loro erano ancora molto all'interno della malattia, e quindi la malattia portava a ridurre un po' tutto il loro universo a questo, e un po' legato al fatto che non avevano così tanta confidenza con la mia figura e quindi mi vedevano come una persona arrivata lì forse per giudicarli o comunque per studiare in qualche modo i loro disegni. E quindi mi rappresentavano quello che pensavano che io volessi vedere da loro. Poi pian piano, dopo diversi incontri, quando i ragazzi hanno iniziato ad avere più confidenza sia con l'attività che con me, i disegni sono cambiati
E loro hanno capito che io non ero lì per giudicarli, ma che il lavoro che stavamo facendo era un lavoro comune nel cercare intanto di testimoniare queste parole, questo invisibile, e poi nel cercare di dare una forma a questo qualcosa che effettivamente non aveva forma. E quindi i disegni hanno iniziato a parlare di molto altro rispetto al cibo, rispetto al corpo, e quindi di tutto questo invisibile che io stavo indagando. E allo stesso tempo ho analizzato un po' quelle che erano state le narrazioni che erano già state fatte sul tema, e quindi chi aveva parlato di disturbi alimentari in maniera più approfondita, trattando questi aspetti invisibili e trattando le mie parole. E in questo caso sono riuscita a parlare con diversi artisti, diversi autori, e a chiedere loro se e come avevano inserito questi concetti e queste mie parole. E in questo caso inserisco un esempio di Martina Scarpelli, che ha collegato alcune delle mie parole a dei frame del suo cortometraggio animato. Per quanto riguarda la narrazione, il fatto di narrare il dolore, di narrare la malattia, è stato un elemento chiave nel mio percorso. E in particolare il libro di Rita Sharon, Medicina Narrativa, mi ha molto aiutato in questo, nel senso che all'interno di questo libro si parla della narrazione come qualcosa di molto utile anche all'interno di un ambito così delicato come quello della medicina e come quello della malattia. E in particolare la narrazione viene vista come qualcosa di essenziale, di importante, sia per quanto riguarda il paziente, che quindi può esprimersi attraverso la narrazione, ma anche riconoscersi in una narrazione fatta da qualcun altro, che per quanto riguarda chi sta al di fuori di questo dolore, che quindi non riesce a vederlo completamente, ma che attraverso la narrazione riesce a entrarvici un po' più dentro, e quindi si crea una sorta di ponte tra chi sta all'interno del dolore e chi invece ne è all'esterno. E quindi la mia ricerca si conclude con una narrazione che è appunto un albo illustrato e che cerca di rendere visibile, appunto di dare una forma a tutti questi sintomi invisibili. L'albo illustrato racconta una storia per immagini da un lato e attraverso dei testi dall'altro. I testi sono un dialogo e questo dialogo è un dialogo tra due voci, è un dialogo un po' confuso, e la prima voce è una voce molto debole, è una voce che non può permettersi nessun tipo di punteggiatura se non dei punti di domanda finali, e invece la seconda è una voce più sicura, è una voce che sembra sapere tutto quanto, però effettivamente non risponde mai alle domande della prima. E potrebbe essere quindi un dialogo con la malattia, però potrebbe anche non esserlo potenzialmente, perché non si capisce se la voce è una voce positiva o una voce negativa. E in questo volevo un po' richiamare questo tipo di malattie, come un po' tutte le malattie mentali, che si insinuano nella mente in maniera un po' subdola, pian piano. E quindi la voce che parla non è una voce così chiara, non sembra assurda, e proprio per questo motivo la persona è portata a seguirla. E allo stesso tempo questa voce diventa un po' tutta la realtà della persona, ed è l'unico posto in cui chi soffre cerca e chiede. Chiede delle domande, fa delle domande, insomma. E, all'interno del libro ci sono alcuni riferimenti al laboratorio, come in questo caso il libro inizia con disegno e cancello, così posso disegnare ancora. Questo perché i ragazzi, quando durante il laboratorio, quando sceglievano le mie parole, disegnavano e poi cancellavano mille volte prima di darmi il disegno definitivo. E quindi è un po' un richiamo a questo, ma è anche un po' un richiamo al fatto di annullarsi e quindi di cancellare se stessi, cancellare le proprie linee, i propri confini, i propri contorni, e quindi di considerarsi sempre un po' un disegno sbagliato. E all'interno delle pagine ci sono alcune parole che escono dalla gabbia di impaginazione e che servono per dare per soffermare il lettore su quello che è il concetto trattato in quella specifica pagina,
come in questo caso si parla della paura. E la paura viene descritta così. Hai paura di aver rovinato tutto? A volte, sì, certe volte ho paura delle cose, ma anche delle forme. Ho paura quando qualcuno se ne va e io rimango da sola. Ho paura quando fuori è buio perché non sono una lucciola. Vorrei far sapere al bruco e alla sua crisalide che andrà tutto bene. È quindi la paura di tutto ciò che ci circonda, è la paura di aver fatto qualcosa di sbagliato, ma è anche la paura di rimanere da soli e quindi la consapevolezza di non riuscire a farsi luce da soli perché non si è appunto una lucciola. Ed è la paura che mi ha rappresentato Sofia in questo disegno. Però è anche la paura del bruco che entra nella sua crisalide e non sa come uscirà. Ed è quindi la paura di cui mi ha parlato Giovanni, che è la paura del cambiamento, la paura del fatto di essere all'interno di una condizione di malattia che è comunque una condizione dolorosa, ma che paradossalmente è più sicura di tutto il resto e di tutta la realtà circostante che fa ancora più paura. E per quanto riguarda invece la storia per immagini, racconta di una ragazza che pianta dei fiori. E questi fiori crescono sempre più alti, finché questa ragazza non ha più spazio per vivere, non ha più spazio per muoversi. E, a un certo punto la ragazza disegna attorno a sé una linea con una piccola matita sottile nella quale si rinchiude e quindi si crea questa sorta di gabbia. Potenzialmente potrebbe uscire, però non lo fa. E nel corso di tutte le pagine la protagonista non ha mai un volto, non ha mai degli occhi, questo perché non riesce a vedere altro se non i suoi fiori. Soltanto nella scena finale la ragazza guarda verso l'osservatore, verso il lettore, e soltanto in questa scena il lettore la vede in faccia, ha degli occhi quindi. E si accorge in questo caso che nel corso di tutto l'albo, nel corso di tutto il racconto, l'ha sempre vista ma mai guardata veramente, perché prima non aveva un volto e quindi era semplicemente un corpo all'interno di uno spazio che faceva delle cose. E la conclusione dice: posso andare adesso? Dove devi andare? A correre, vai. La corsa in questo caso è un elemento chiave, un elemento centrale, perché è uno dei mezzi tipici utilizzati da chi soffre di un disturbo alimentare per rimediare a qualcosa fatto, per dimagrire. Però la corsa può essere anche qualcosa di salvifico, può essere uno scappare da un posto che ci fa stare male, da un qualcosa che ci fa stare male. E la voce risponde vai, vai, che è comunque diverso da puoi andare. Vai quindi che è un obbligo, non tanto una concessione. E quindi non sappiamo alla fine se effettivamente questa ragazza è riuscita a scappare da questa voce oppure se è semplicemente andata un attimo a correre e poi tornerà dentro la sua gabbia di fiori. E infine vorrei solo concludere scorrendo alcune immagini dell'illustratrice Vittoria Facchini. Questo perché non sono riuscita a inserirle nella ricerca e quindi mi dispiaceva un po' perderle così, perché credo siano molto belle. E sono degli appunti un po' che lei mi ha fatto sul suo albo, che parla dei disturbi alimentari. E diciamo che ha usato le mie parole per rendermi visibile quello che era il suo invisibile e quindi mi ha mostrato in che modo lei stessa aveva rappresentato questi concetti e queste parole. Ecco, ho finito. Grazie Giulia. Grazie. E anche questo lavoro rispecchia un percorso, Giulia, che si chiude in maniera molto positiva. Complimenti per il lavoro. Grazie. Ho apprezzato moltissimo il tuo lavoro. Grazie. Colleghi? Domande dalla commissione? Dai Giulia, fatti una domanda. Può essere difficilissimo. Fatti una domanda di medio facile, dai. No, benissimo così, complimenti. Va bene, no, per me è a posto.
Allora ti ringraziamo. Grazie. Procediamo quindi con l'ultimo candidato per questo pomeriggio, Niccolò Venturi. E, il titolo del progetto è Regular Game Design Studio degli elementi visivi e narrativi per un video, forse ho perso qualche pezzo. Videogioco. Videogioco. La prossima volta impari a farlo più corto. E il relatore è il professor Anselmo Roveda, con la collaborazione di David Sacchetti come correlatore, che ringrazio anche per la partecipazione oggi. E prego Anselmo. Sì, il lavoro di Niccolò e di David Sacchetti, che è correlatore e diciamo coautore di questo progetto, anche per la parte diciamo di programmazione, è un lavoro complesso, articolato, è un lavoro anche importante, nel quale Niccolò, accettando una bella sfida di fatto, ha declinato le competenze maturate nel biennio di studio all'ISIA, sia quelle delle discipline visive, ma anche quelle della narrazione e della sceneggiatura, in un progetto capace di confrontarsi con dei linguaggi con i quali forse siamo meno abituati a confrontarci, ovvero da un lato lo storytelling cross-mediale, ma soprattutto il game e il narrative design, cioè il disegno, la capacità di disegnare e seguire nel complesso di produzione e di creazione il percorso di un videogioco. In questo caso un videogioco punto e clicca ci racconterà che cosa è nello specifico. Applicando così di fatto, un po' come sta dentro gli obiettivi anche di questa istituzione, il linguaggio dell'illustrazione ha delle nuove esigenze, ha delle forme che non sono quelle immediatamente che immaginiamo quando pensiamo all'illustrazione. E quindi la tesi indaga e mostra il processo non semplice, concettuale e pratico, che sottosta alla creazione di un videogioco e alla gestione dei differenti piani progettuali interconnessi, che lo vedremo nell'esposizione di Niccolò Venturi, ma questi piani progettuali interconnessi investono il visivo, il narrativo e il ludico, ciascuno con le proprie grammatiche, con delle esigenze specifiche, qui devono trovare un'interconnessione capace di farsi armonia. Il frutto è l'intero concept del primo capitolo di un videogioco punto e clicca, per l'appunto, che è un'esperienza immersiva volta altresì a introdurre il tema che sottostà a tutto il progetto più complessivo, che è quella del c'è un tema forte, che è quello della liberazione del lavoro, che qui vedremo soltanto in accenno perché è soltanto introdotto, poiché quel tema resta invece il fulcro dello sviluppo di un intero ciclo videoludico immaginato appunto con David Sacchetti, e di cui questo capitolo che ci presenteranno è soltanto il capitolo d'ingresso. Ma vedrete, un capitolo d'ingresso con quanto lavoro insomma è servito farlo dei diversi piani. Prego Niccolò. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, mi sentite? Ok, sì. Grazie al professor Roveda per la presentazione. Allora, adesso passo alla condivisione dello schermo. Si vede tutto quanto? Sì, benissimo. Ok, allora, faccio una breve premessa di come innanzitutto è cominciato il progetto, ovvero questo mio amico David Sacchetti, un amico di lunghissima data, mi aveva contattato, insomma, per intervenire su un progetto che aveva avviato, stava già programmando un breve videogioco insieme ad un artista che si occupava della parte visiva e che poi ha dovuto abbandonare un po' a metà, e quindi sono stato chiamato insomma a completare il lavoro. Man mano che osservavamo e ragionavamo su questo lavoro, anche alla luce appunto di tutte le competenze acquisite durante gli ultimi anni, praticamente questo lavoro l'abbiamo rivoluzionato da cima a fondo, abbiamo mantenuto solamente l'impostazione base di
dell'incastra degli eventi che danno inizio e fine a questo breve capitolo di questo videogioco e poi siamo andati a ricostruire un po' tutto il resto. Allora, innanzitutto partirei spiegando un attimo che cos'è un videogioco punta e clicca, ho detto anche un'avventura grafica. In pratica l'avventura grafica è un genere che affonda le sue radici nel libro game prima, passa poi per le avventure testuali a PC nel corso degli anni 70-80, verso la fine degli anni 80 raggiunge un po' quella sua forma canonica che ha mantenuto più o meno invariata a livello di elementi fino al giorno d'oggi. In sostanza ho inserito una serie di schermate di classici del genere giusto per dare anche un riferimento visivo di ciò di cui stiamo parlando. L'avventura grafica diventa un dispositivo per vivere una storia, per esprimere una storia in cui noi abbiamo un personaggio, un protagonista, generalmente uno anche se sono state tentate strade alternative, sperimentali. Abbiamo un personaggio con cui esploriamo questi mondi e attraverso un'interfaccia che ricorda nella forma le barre degli strumenti, dei PC, possiamo interagire con questi mondi. Cosa significa interagire con questi mondi? Principalmente raccogliamo oggetti, scambiamo oggetti, interagiamo con altre persone fino a risolvere tutta una serie di enigmi e di misteri che si portano insomma alla risoluzione della storia. Come dicevo, la forma è rimasta abbastanza canonica negli anni, ovvero qui passiamo molto velocemente da videogiochi più antichi, diciamo, a quelli più recenti. Abbiamo sempre appunto un'interfaccia in basso che ci propone una serie di azioni che possiamo compiere, una serie di oggetti che possiamo utilizzare. Il nostro personaggio e altri compaiono dialoghi a scritta, a volte sono doppiati, preferibilmente entrambi. Dunque, perché abbiamo scelto di fare un videogioco? Ovvero, cioè, perché abbiamo deciso di mantenere il videogioco nella sua forma originaria? Perché innanzitutto, diciamo, nel corso della lavorazione ci siamo resi conto di un tema che scorreva un po' in sottotraccia, ma che poi è diventato abbastanza, cioè permeava un po' tutto quanto il contenuto, ovvero quello del superamento del lavoro inteso come lavoro salariato, ovvero qui vediamo due immagini di metà del secolo scorso circa, dove si sognava un futuro dove avremmo avuto l'aiuto delle macchine per così, diciamo, goderci più tempo libero, no? Insomma, passare un po' l'idea della settimana lavorativa di 40 ore. Ad oggi è una prospettiva assolutamente non verificata, sì, e pensiamo sia importante, insomma, mantenere e anche incoraggiare un discorso di questo tipo e su queste tematiche. È un discorso complesso, con tantissime implicazioni dentro, può essere affrontato da molti punti di vista diversi e di conseguenza, proprio per questa, diciamo, scarsa digeribilità in un certo senso del tema, abbiamo pensato che affiancarlo a un, diciamo, un universo ludico dove il fruitore non solo ha possibilità di scegliere il suo ritmo di gioco, che può essere più o meno rilassato, ha possibilità di scegliere fino a che punto esplorare questi mondi, approfondire questi contenuti, quindi diciamo riusciamo a creare un po', ognuno può scegliere quanto approfondire a livello di intrattenimento o di saggio, se vogliamo, no? C'è la parte più teorica interna al testo. E oltre a questo, diciamo, il videogioco in quanto contenitore ibrido permette di ospitare al suo interno tutta una serie di meccanismi mutuati da un'altra serie di metodologie comunicative. Abbiamo la pittura, la pubblicità, il romanzo, il cartone animato, le serie, la saggistica. In questo modo permette, diciamo, di affiancare contenuti anche molto diversi tra loro senza che necessariamente si scontrino in maniera spigolosa, diciamo, e permette appunto di inserire anche intermezzi un po' più divertenti e leggeri in quello che altrimenti risulterebbe un discorso molto pesante come fruizione.
Allora, detto questo, vediamo un po' come siamo andati a pensare a questo gioco. Innanzitutto abbiamo ipotizzato un arco narrativo, nel senso che la struttura di base del nostro gioco prevede tuttora di avere un protagonista, il cui nome è John Regular. Questo protagonista si sveglia nel parcheggio di una villa, ubriaco, dopo una serata in cui apparentemente si è tenuta una festa, e deve non solo ricostruire un po' gli avvenimenti della sera precedente, ma anche recuperare i pezzi per riassemblare la sua automobile e andare a incontrare una persona misteriosa di quel momento non conosciamo niente. Insomma, sembra una missione relativamente semplice, bisogna recuperare un po' di benzina, una ruota di scorta, e tutto sommato è pensabile. Di conseguenza abbiamo pensato di inserirlo in un contesto molto più ampio, cioè cosa vogliamo raccontare con questo gioco, dove andiamo, qual è la persona che dobbiamo incontrare, cosa ci deve dire o consegnare e dove poi dovremmo andare. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso spunto da un procedimento che si usa molto nelle serie televisive, ad esempio. Cioè, abbiamo pensato a dove saremmo voluti arrivare con, ad esempio, 3 videogiochi interi, quindi in sostanza una cinquantina di ore di gioco su per giù, dove saremmo voluti arrivare e quali sarebbero stati quindi tutti gli step intermedi. Qui adesso vediamo uno schema molto abbozzato, 1, 2, 3 e poi il finale. Questo metodo permette di, una volta capiti quali sono gli snodi e gli intrecci principali della storia, di risalire a ritroso su tutti quanti i punti precedenti, cioè per arrivare da A a Z so che dovrò passare da A a B e quindi devo identificare B in un certo modo. Perché la nostra, diciamo, questo capitolo di videogioco che stiamo sviluppando, che si sostanzierà in circa 2 ore appunto di contenuto, dovrà servire da lancio per il resto del prodotto che speriamo si potrà realizzare. E per servire da lancio abbiamo ritenuto opportuno, insomma, inserire un elemento di tensione, ovvero queste prime 2 ore sono abbastanza leggere come atmosfera, come tono del racconto, abbastanza rilassate. A un certo punto, alla fine di questo capitolo, abbiamo inserito quello che in gergo si dice un cliffhanger, cioè una situazione in cui entriamo come scrittori abbastanza a gamba tesa, diciamo, e ribaltiamo un po' le carte in tavola, no? Cioè andiamo a rivelare una nuova prospettiva che poi incuriosirà, speriamo, a voler esplorare il resto del contenuto. Abbiamo pensato a una serie di personaggi, quindi chi sono poi gli autori di questa storia, i protagonisti di questa storia. Allora, abbiamo inserito innanzitutto il nostro protagonista, che è John, quello in alto a sinistra. Abbiamo pensato a una serie di altri personaggi con cui è possibile interagire. Ognuno di questi ha un suo ruolo all'interno del gioco. Come anticipava già il professor Roveda, al momento, avendo circa 2 ore di gioco, non è tutto, diciamo, esplicitato fino in fondo, ma il lavoro che abbiamo cercato di compiere in fase di scrittura è stato quello di inserire degli elementi, cioè pensare una storia, pensare dei personaggi, anche per quanto abbozzati, vedere come interagivano tra di loro attraverso dei dialoghi, e questo procedimento permette ogni volta che si ricombinano gli elementi tra di loro, permette di scoprire qualcosa in più di ciascuno di questi oggetti e soggetti. E in questo modo appunto abbiamo scritto tutta una serie di dialoghi. Qui abbiamo solo alcuni esempi, questi sono 2 dei più semplici. Ognuno corrisponde a una conversazione intera che noi possiamo svolgere con 2 persone diverse, no? Abbiamo Archie, abbiamo Signore Elegante. Questi dialoghi sono ragionati in maniera conseguenziale, quindi noi possiamo porre una domanda, ricevere risposte ed eventualmente continuare a indagare se diciamo c'è qualcosa da scavare. Altri invece hanno più una funzione meramente ludica, insomma, alcuni sono un po' dei vicoli ciechi, ma hanno una funzione intrattenitiva. Sono codificati, come si può vedere, da colori, quindi ogni colore identifica un ramo dialogico verticale,
che poi si sviluppa, può svilupparsi su diverse direzioni. Qui ad esempio abbiamo un'altra serie di dialoghi, quelli in grigio sono quelli obbligati, questi sono un po' più particolari perché all'interno si possono sbloccare delle animazioni, cioè se io tocco un certo argomento parte un'animazione in automatico, ad esempio qui sulla destra abbiamo un esempio di una pubblicità anche abbastanza lunga, e quindi questo è un ulteriore elemento. Qui ad esempio abbiamo invece uno schema di dialogo un po' più contorto, nel senso che abbiamo un ramo dialogico tramite cui sblocchiamo altri rami, poi ci sono dei loop, dei ritorni, abbiamo diversi modi di concludere questi dialoghi a seconda dello sviluppo, diciamo a seconda di dove ci troviamo nel punto della risoluzione della storia. E diciamo, come abbiamo scritto questi dialoghi? Appunto cercando un po' di capire come ogni personaggio avrebbe interagito con l'altro. A questo proposito, ad esempio, abbiamo fatto un protagonista, il nome stesso del protagonista gioca su una, diciamo, una caratteristica che abbiamo identificato analizzando altri prodotti, cioè che i protagonisti di questi personaggi, oltre ad essere, diciamo, dei dispositivi, cioè noi tendiamo a identificarci col protagonista e quindi creiamo una connessione empatica con la storia e col contenuto che stiamo vivendo. Oddio, mi sono perso, scusatemi. Oltre a un protagonista, appunto, scusatemi, che si chiama Regular, quindi è un personaggio ipernormale, il che permette di interagire in maniera molto facile con tutta una serie di personaggi senza incorrere in grossi problemi. Abbiamo usato anche altri meccanismi mutuati dalla sceneggiatura, abbiamo fatto degli esperimenti di scrittura generativa tagliando pezzi di testo da scritti che apparentemente non c'entrano nulla col nostro lavoro e poi li abbiamo usati un po' come citazione per costruire il tono e le conversazioni di alcuni personaggi. Dopodiché siamo passati a un altro punto, in realtà poi non è necessariamente posteriore come punto, ma queste cose si sviluppano un po' in contemporanea. Come creare una difficoltà, cioè come rendere difficile il reperimento di una ruota di scorta e la sua sostituzione. Questo si può fare pensando a tutta una serie di oggetti che qui possiamo vedere a sinistra, che vanno a creare una loro concatenazione. Ad esempio, se io dovessi inserire la ruota di scorta, ma non so come sollevare l'automobile, allora devo trovare un oggetto che mi permetta di sollevarla. E questo oggetto lo raccolgo utilizzando un altro oggetto che va precedentemente modificato. Insomma, si possono creare delle concatenazioni anche piuttosto lunghe e complesse come sequenza. Di seguito abbiamo ragionato una serie di ambientazioni che potessero contenere tutti questi oggetti e questi personaggi, qui le vediamo elencate, e da lì abbiamo derivato delle bozze di quelle che sarebbero poi state le nostre schermate, i nostri sfondi, su cui siamo andati a disporre un po' appunto tutti quanti gli elementi che ci servono per portare avanti il gioco. Qui ne abbiamo un esempio solo. Questo è stato fatto per tutte le schermate. Per tenere traccia di tutti questi passaggi, di tutte queste concatenazioni logiche, abbiamo scritto uno storyboard che in pratica dettaglia lo svolgimento del gioco, partendo dall'animazione iniziale, passando per tutte le azioni che dobbiamo compiere, ordinate secondo un criterio in cui andiamo a svolgere nel punto 1 tutte le azioni disponibili, che poi ne sbloccano altre che andiamo a svolgere nel punto 2 e così via, e ci portano all'animazione conclusiva, permettendoci insomma di avere un'ottica complessiva. Qui sulla destra abbiamo uno schema invece dove è un continuo del precedente sulle mappe e sulle schermate. Qui abbiamo cercato di capire come il mondo di gioco nel suo complesso sarebbe strutturato e quindi come ogni schermata si collega alle altre, cioè noi per andare da una schermata all'altra dobbiamo raggiungere gli estremi di queste schermate o comunque delle uscite predisposte da cui raggiungiamo delle altre, e qui insomma abbiamo ragionato un po' come renderle raggiungibili nella maniera più rapida possibile con il minor numero di click possibile. Finito tutto questo lavoro siamo passati al disegno delle schermate. Allora, questa è una iterazione precedente di quello che è il comparto grafico che abbiamo utilizzato intanto per cominciare la programmazione.
Qui vediamo appunto, abbiamo diversi oggetti, abbiamo il pozzo, abbiamo l'orto, abbiamo un tubo di gomma per innaffiare, abbiamo uno spaventapasseri con la sua sigaretta e abbiamo una prima prova di quelli che saranno poi i dialoghi come escono a schermo e il nostro protagonista appiccicato sopra. Qui abbiamo un altro esempio di un'altra schermata sempre da questa iterazione, a cui abbiamo poi applicato uno scheletro di quella che pensiamo sarà l'interfaccia, ovvero tutti i comandi che permettono di interagire col mondo. Un'interfaccia un po' diversa da quella che abbiamo visto in precedenza, perché è stata pensata per non solo per poter giocare questi giochi su computer e console come metodologia più classica, ma anche per passare a tablet e telefoni. E questa appunto è semplicemente una struttura di come andremo a interagire con questo mondo. Compaiono delle descrizioni, dei nomi, andando in basso possiamo selezionare una serie di oggetti con cui possiamo compiere una serie di azioni e insomma adesso è molto abbozzata e verrà poi diciamo trattata allo stesso modo della grafica presente nelle schermate. Dopodiché siamo passati cercando un po' di approfondire, di arricchire quello che è il mondo e l'atmosfera dove si svolge questo gioco. Siamo ripartiti con una nuova struttura. Questa è una prima bozza di una delle schermate in cui ancora mancano una serie di elementi e che poi evolve invece in una cosa più di questo tipo, cioè dove abbiamo tutta una serie di oggetti e di interazioni possibili. Perché è stato importante per me fare questo lavoro non solo delle schermate, ma penso che vedremo. Perché innanzitutto qui sulle schermate, quindi su quella che è la mia, cioè su quelli che sono gli strumenti che conosco dal mondo dell'illustrazione, mi sono dovuto confrontare con un linguaggio nuovo che funziona secondo criteri piuttosto diversi, nel senso che abbiamo un disegno bidimensionale che impone invece di simulare quello che è un movimento tridimensionale all'interno di questo mondo, che prevede una serie di uscite, una serie di spazi per appunto l'interfaccia, i dialoghi a schermo, il nostro stesso personaggio che si deve muovere. Questi scenari poi possono essere modificati a seconda di, diciamo, quello che succede nel corso della storia. E quindi, diciamo, questo è stato, insomma, sono stato costretto a confrontarmi finalmente con col tema delle prospettive, una cosa che ho sempre rifiutato, in cui invece sto iniziando a trovare anche un discreto gusto. E, per il resto, diciamo, mi avvio alla conclusione dicendo che oltre a questo, appunto come anticipava già il professor Roveda, questo lavoro, al di là appunto di tutto il lato emotivo, cioè io ho iniziato a giocare videogiochi con Davis ormai oltre 25 anni fa, diciamo c'è anche una ragione di sviluppo mio personale, cioè ho utilizzato una serie di abilità acquisite che appartengono al mondo dell'illustrazione, del fumetto, dell'animazione, della scrittura, per appunto andarla ad applicare ad una tipologia di prodotto di cui diciamo concorrono anche un'altra serie di elementi che non conoscevo, che tramite l'analisi e lo studio e un approccio diciamo ormai consolidato dagli anni di studio abbiamo integrato con tutte le altre competenze. Spero di essere stato abbastanza chiaro ed esauriente, perché questo è un tipo di lavoro che ha uno sviluppo quasi rizomatico, cioè non assolutamente non lineare, quindi abbiamo, come avete visto, diverse tipologie di contenuti anche molto diversi tra loro che si interfacciano l'uno con l'altro e che comportano tutta una serie di, diciamo, concatenazioni e ragionamenti tali per cui una volta che si va a modificare un elemento quasi sempre c'è qualche cos'altro da aggiustare, da rinegoziare, da risistemare in altre aree del gioco. E, con questo chiudo, intanto grazie, se ci sono domande sono qui. Grazie Nicolò, molto interessante questa cosa che sottolineavi alla fine del fatto che i limiti tecnologici ti hanno costretto in qualche modo a rivedere delle caratteristiche anche del tuo lavoro
come illustratore, no? Parlavi appunto della prospettiva e ero curioso di sapere se ci sono altri aspetti, altri vincoli che hai dovuto insomma accomodare rispetto alla tua illustrazione. Beh, allora diciamo sull'illustrazione sì, innanzitutto io ho sempre avuto un po' una tendenza a lavorare con pochi colori, quindi ho dovuto ampliare di molto la mia palette per diciamo poter avere più soluzioni di combinazioni cromatiche anche tra i vari oggetti e campiture più piccole. Al momento sto appunto, come già accennavo anche la professoressa Cerri, sto lavorando molto sul discorso dell'animazione, perché anche lì diciamo avremo necessità di produrre in maniera molto rapida, quindi andando a guardare anche quello che sono le proprietà dei programmi come After Effects, cioè animazioni funzionano tramite vettori, quindi tramite strutture semplificate e più rapide, che si interfacciano insomma piuttosto bene con diciamo con la qualità della pittura che sto utilizzando in questo lavoro, cioè tinte piatte, forme piuttosto semplici che posso andare a muovere in maniera molto agile direttamente da computer senza ridisegnare ogni fotogramma singolo. Oltre a questo, sì, diciamo, sono stato anche esortato, no, a rivedere un po' quelle che sono tutte le mie modalità di disegno anche solo dei personaggi. Al momento sono pochi e sono in fase di rielaborazione anche quelli. Già comunque disegnando 9 personaggi devono essere ben caratterizzati e riconoscibili, quindi in un momento in cui mi troverò, non so, in una storia dove ce ne devono essere 56, dovrò affinare molto di più, no, questa capacità e caratterizzazione, sempre, no, ragionamento ed elaborazione in questo senso. Spero di aver risposto. Sì, sì, perfettamente, grazie. Nicolò, io invece volevo tirare un po' le somme con te degli ultimi tempi, no? Sì. Ci siamo salutati dopo la settimana, quella dei workshop, con un tuo progetto in testa che poi hai portato avanti ed hai ottenuto un ottimo risultato come illustratore, vincendo poi il concorso. Adesso ti vedo in un altro ambito e mi fa piacere vedere che hai avuto una crescita professionale, che affronti come i primi tempi affrontavi con caparbietà il libro anche altri settori. E la mia non è una domanda ma è un complimento che ti faccio. Continua così e ti voglio vedere illustratore su qualsiasi cosa dove puoi mettere la tua caparbietà, diciamo un po' questa sana ignoranza che hai sempre mostrato. Grazie mille. Complimenti. Grazie davvero. Non so se la commissione ha altre domande. Mi pare di no, quindi bene Nicolò, ti ringraziamo. Grazie a voi. Noi ci ritiriamo un attimo per ragionare, diciamo, fare delle valutazioni e poi ci ricolleghiamo per la proclamazione.